Amici di Twitch, buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. È bellissimo iniziare la settimana così con voi che già in questo quarto d'ora avete chiacchierato un botto, vi state parlando, come state, come avete passato? Sì, loro si fanno gli affari loro, hai visto? Noi siamo di contorno, quasi ti studiamo. Max è in montagna, già l'hanno notato, lo so, felice, beato lui che sta al fresco e noi qua a patire le pene dell'inferno. Comunque, benvenuti, questo è il nostro episodio numero 244 di Live Talks, che è il nostro format di punta, quello che va ad invitare quelle che sono le eccellenze all'interno dei vari ambiti della cultura pop, quindi ad esempio parliamo di recitazione, doppiaggio, gaming, creazione di contenuti, fumetto, regia, veramente musica, di tutto e di più. Ma avete ridotto la gente? No, raga, noi abbiamo 5 sigle, quindi le alterniamo, non è ridotto gente nella sigla, quindi non vi preoccupate. E oggi con noi siamo molto molto felici di avere un'eccellenza assoluta, secondo noi, ma lui è molto umile e dirà di no, che è Max. Max, grazie mille, Max D'Ambrosis. Come piacere, stai? Piacere, buonasera a tutti. Per noi è un grande piacere, ovviamente, anche in chat vedo che sono molto molto felici, ce l'avete richiesto tante tante volte. Però prima di iniziare a bomba con la nostra chiacchierata andrei un po' a ricordare l'ovvio così che non ci blocchiamo dopo. Quindi salutiamo i nostri mod, i mod sono la polizia del canale, coloro che prima vi sospendono e poi vi bannano se fate i cattivi, no? Un po' come i bambini a scuola, vero Willow, tu che sei maestra? Esatto. Poi... professoressa. No, maestra. Scusa, insegnante, che copri tutto. Docente. Aspetta un attimo, adesso voglio sapere la differenza tra maestra, professoressa e insegnante, perché l'hai detto un po' con sprezzo, cioè perché mi ha chiamato maestra questo? No, io come dire, amo le parole perché definiscono il mondo, quindi okay. La maestra insegna ai bambini della scuola primaria, okay. La professoressa a quelli della scuola secondaria, insegnante è chiunque insegni. Quindi all'università invece come mi devo rivolgere? Al professore? Sono sempre professori, sì. Ok, quindi diciamo dai bambini in giù, maestra, e dagli adolescenti in su. È per quello perché l'hai declassata, capito? Se invece l'avessi chiamata con qualcosa grande rispetto, che... certo, grande rispetto per le colleghe. Va bene, quindi mi raccomando fate i bravi, potete dire quello che vi pare però con rispetto. Poi andiamo a salutare i VIP, gli irriducibili del canale, coloro che anche se andassimo in onda, che ne so, alle 4 del mattino sarebbero lì. Quindi Tommy Rolando, Mr. Lannister e Simone Otto, un saluto anche a tutti gli altri che sono connessi. Grazie per essere qui con noi. Andrea, li farei dire a Willow ma ci fa fare brutta figura. Mi dici in 30 secondi i comandi chat, per favore? No, però li dico lo stesso. Vabbè. Non in 30 secondi. Punto esclamativo Telegram vi rimanda al nostro canale Telegram dove potete vedere tutte le news che riguardano il canale, soprattutto le dirette, gli eventi dal vivo, i retroscena, ed è gratuito, quindi fatelo. Punto esclamativo Sub vi rimanda un link per sottoscrivere l'abbonamento al nostro canale che è gratuito per tutti coloro che hanno Amazon Prime, ha un costo crescente per tutti gli altri. Saltate la pubblicità, recuperate tutti gli episodi del passato, potete entrare nel nostro gruppo esclusivo su Telegram dove ci siamo noi, alcuni ex ospiti che parliamo un po' del più e del meno, e soprattutto potete usare l'emoticon di Luciano con la parrucca bionda che ultimamente vi sta piacendo particolarmente, la state usando, quindi buon motivo. Punto esclamativo ospite, una mini descrizione del nostro fantastico ospite di stasera, quindi mi raccomando cliccate, usate il pulsante e scopritela. Punto esclamativo quote pesca una frase storica dal calderone di frasi storiche dette da noi o dai nostri ospiti nel corso di queste live, quindi chissà se stasera ne uscirà fuori qualcun'altra, lo scopriremo molto presto. Punto esclamativo partners, roba da doppiatori e le voci del doppiaggio. Punto esclamativo website, il nostro sito web. Bene, Basta. Bene, bene. Com'è andato Max? Un po' una schifezza, vero? No, è andato benissimo, non ho capito nulla, però è fantastico. Nemmeno io. Cioè, quindi... Io purtroppo oramai appartengo al Giurassico, quindi non... ci sono delle cose di comunicazione che mi rimango così, basilico. Quindi... Va bene, ma guarda, anche io, nonostante sto qui, a volte non ci capisco niente de sta roba, perché ogni giorno esce qualcosa di nuovo, che dici, ma da quanto esiste? E poi ti fanno sentire vecchio, perché, esiste da decenni. Dall'altro ieri. Dall'altro ieri. Va bene così, giusto così. Voi dovete andare avanti. Ok. Allora, Max, guarda, io non abbiamo una scaletta, non sappiamo dove andremo a parare, però abbiamo un'unica domanda che è uguale per tutti, è quella iniziale che ti andrò a porre con un piccolo preambolo che è un po' inutile, però piace alla chat, quindi io te lo faccio ugualmente.
che è questo, noi magari, no? La mattina usciamo di casa, incontriamo numero X di persone, possono essere 10, e in base poi a come ci poniamo con loro, magari qualcuno ci sta antipatico, qualcuno simpatico, queste 10 persone avranno 10 immagini diverse di come noi siamo, no? Però dal nostro punto di vista è molto interessante vedere come il nostro ospite vede se stesso. Quindi io ti andrei a chiedere chi è Max, non tanto dal punto di vista professionale, perché poi ne andremo sicuramente a parlare, quanto proprio dal tuo punto di vista, per quel che riguarda aspetti caratteriali, passioni ed hobby, che magari esulano da quello che è il contesto prettamente lavorativo, o magari no. Allora, non è facile staccare il massimo professionista, perché comunque è qualcosa che, diciamo, ha occupato 50 anni della mia vita, ne ho 59. Quindi capisci che, certo, non è facilissimo estrapolarlo. Massimo al di fuori del lavoro è una persona a cui piace molto viaggiare, perché per me il viaggio è conoscenza. Sono una persona che non ha mai preconcetti. Prima di giudicare o di farmi un'idea su qualcosa, la voglio conoscere. E questo devo dire che con il viaggio, che è una cosa, è una passione che mi ha trasmesso mio padre, impari proprio a non giudicare, a capire, vivere le cose, poi farti un'idea di qualcosa se l'hai vista e l'hai conosciuta e l'hai vissuta. Che secondo me sarebbe una bellissima cosa se lo facessimo tutti, invece di non conoscere, non parlare con le persone, però giudicarle solo per magari quello che hanno fatto, senza sapere neanche le motivazioni che ci sono dietro. Sono una persona molto legata alla famiglia, per me la famiglia è importantissima, infatti ho una moglie e due figli, che oramai sono grandi, quindi mi usano solo come bancomat, e... Però devo dire anche a loro, ho trasmesso questa passione per il viaggio. Infatti queste strade viaggeremo tutti separati. Però sono contento che facciano le loro esperienze, le loro cose, perché una delle mie priorità è stato renderli assolutamente autonomi da quando erano piccoli. Quindi fate esperienza, sbagliate, cascate, fatevi male, rialzatevi da soli, che è la cosa più importante. Sono una persona che ha delle regole, cioè ho pochi no, ma quei no non transigo. Sono una persona, per esempio, molto rispettosa, sono una persona che arriva puntuale al lavoro, perché trovo che sia una forma di rispetto, quindi pretendo il rispetto anche dagli altri, e magari questo delle volte mi può far apparire un po' duro, non molto simpatico, però per me, insomma, è fondamentale il rispetto per le persone, il rispetto per quelli che sono, qualsiasi tipo di mestiere facciano, qualsiasi siano le loro origini. È indifferente, la persona, l'uomo va al di là di quanto guadagni o di chi sei figlio. E che altro vi posso dire? Purtroppo poi sono legato molto alla... cioè 50 anni di lavoro sono tanti, sono veramente tanti. Me ne accorgo in alcuni giorni dove comincio a fare un po' di fatica delle volte, perché magari fai delle lavorazioni che non sono il massimo, che sono un po' quelle che noi chiamiamo le marchette, e quindi vabbè, le fai, però insomma delle volte diventa anche un pochino faticoso, però va bene così, insomma. Quindi sai, Massimo è molto legato anche alla sua professione. Questa è una cosa che poi, al di là, insomma, cioè, frequento persone, vado a cena, ho degli amici, insomma. Però ecco, sono una persona molto riservata, quindi poi delle mie cose proprio personali, no, non ne parlo molto volentieri. Chiaro. Ne parlo con gli amici stretti, insomma. Ok, che bello però. È emerso abbastanza, sì. Certo, cioè è emerso un quadro molto bello, dal viaggio alla famiglia. Poi anche... parlando proprio del lavoro, poi, no? Hai detto che è difficile poi scinderlo lavorandoci da quando eri molto molto piccolo. Sì. Ma la mia curiosità è questa. Quando ho sentito alcuni tuoi colleghi, ma anche altri professionisti, che quando lavorano
fin da molto piccoli e poi proseguono andando avanti con la professione, si sono ritrovati magari in quel periodo della loro vita dove dicevano ok, però magari sento il bisogno di fare altro, chi si è preso una pausa, chi invece ha avuto dei dubbi. Tu sei sempre stato invece molto sicuro su quello che allora, volevi fare? Guarda, io devo dire che da bambino, quando ho iniziato, non lavoravo molto perché mio padre, che poi fa il mio stesso mio mestiere, ha detto no, tu comunque prima la scuola, il lavoro poco, va bene anche tutti i giorni, però non deve essere la priorità. Okay. E devo dire che poi questa cosa che all'inizio non capivo, l'ho capita poi col tempo. Ma effettivamente io comunque le mie fasi della vita, anche della crescita, insomma, dello sviluppo, le ho vissute abbastanza bene. Cioè non è che mi è mancata la partita di pallone, ecco, questo che voglio dire. Cioè, okay. Del lavoro venivano fatte poche cose selezionate, senza essere proprio tutti i giorni lì, capito, a lavorare, cioè scuola, uscire, andare al lavoro, basta. Perché effettivamente penso che ti possa creare qualche problema, comunque qualche mancanza. Invece no, questa cosa non ce l'ho avuta. Poi devo dire, anche crescendo, ho sempre dato prima la priorità allo studio, prima la priorità, è bellissima, una ripetizione fantastica. E poi dopo che ho finito il liceo, ho fatto il servizio militare, che voi non sapete neanche che cos'è, e ho fatto una scuola di teatro con Proietti, il laboratorio, e poi ho cominciato a fare un pochino di teatro, insieme facevo anche un po' di doppiaggio, e poi verso i 30 anni, 30 e qualcosa, ho deciso di stare a Roma e dedicarmi solo al doppiaggio, perché per fare teatro devi essere uno zingaro, devi proprio non avere legami, cioè stai fuori 9-10 mesi l'anno in alberghi, pensioni, frequenti solo quelli della compagnia di teatro, poi smetti di frequentarli, frequenti la nuova compagnia, cioè sono legami molto così, cioè non è che hai delle amicizie, non è che hai delle storie d'amore, che per quanto sia, insomma, stai sempre in giro, non è facile riuscire a coltivarle. Mm-hmm. Quindi, insomma, ho avuto il primo step di invecchiamento e quindi ho deciso di rimanere a Roma e di dedicarmi solo al doppiaggio, che ho fatto bene, perché, insomma, è un gran bel mestiere con il quale, insomma, devo dire che mi diverto ancora. Oh. E delle volte mi emoziono anche. Che bello, che bello. Bello. Ma molto bello. È bello sempre perché... più di rado, però ogni tanto funziona. Però ogni tanto capita. Però ogni tanto capita. No, te lo dico perché sono rimasto sorpreso, perché un paio di settimane fa ho fatto un film del quale ovviamente non mi ricordo il titolo perché sono rincoglionito, e, che parlava, era la storia di quest'uomo sposato in Marocco che però è omosessuale, e purtroppo in un Marocco degli anni 60-70 non era facile, e quindi c'è questa cosa tra la moglie e questo ragazzo con cui ha una storia, che è quello che poi lo aiuta, lui fa il sarto, che lo aiuta nella bottega, e devo dire c'è un certo punto la moglie sta per morire perché è una malattia, insomma, la faccio breve, e lui parla con la moglie in punto di morte e lei gli dice che lei aveva capito, e insomma io li ho pianto all'Egeo, vi dico questo. Mi sono emozionato perché e poi ero contento di fare quella cosa lì, cioè stavo doppiando una cosa che mi piaceva fare, che mi ha emozionato. Vabbè, sono cose che questo mestiere, ecco, devo dire, ringrazio chi mi ha cominciato a far fare questo mestiere, perché ti dà queste emozioni, delle volte sono molto molto belle. Che bello. E va in compensazione delle marchette, poi, fondamentalmente, alla fine. Ma quelle servono per pagare il mutuo, invece. Sì, esatto. Però poi riserva anche queste perle. Ma... Se attacco dei pipponi lunghi, ditemelo. No, anzi, va benissimo. Ma il fatto che tu ti sia poi emozionato, no? Così tanto, a tal punto da piangere all'Egio, poi in una scena che ci hai descritto, che è insomma molto forte, è difficile poi staccarsi da quell'emozione e non portarla fuori? Allora, una delle basi della recitazione,
soprattutto anche data dalla mia esperienza teatrale, è quella di usare il proprio vissuto e le proprie emozioni per recitare e renderlo più vero. Okay. Cioè, se io ho vissuto la morte di un parente stretto, nel momento in cui dovrò riportare o in teatro o al cinema o al doppiaggio la stessa sensazione, io avrò un vantaggio rispetto a chi non l'ha mai vissuto. Okay. Cioè io mi accorgo, per esempio, quando mi capita di dirigere dei colleghi giovani, mm-hmm, che magari stanno facendo una scena con madre di bambini, io lo sento chi ha i bambini veri e chi non ce li ha nella vita. Si sente, perché comunque porti la tua dolcezza che hai con i tuoi figli, la porti anche lì sull'leggio, mm-hmm, cioè la porti sullo schermo, perché è qualcosa che hai vissuto. E quindi vivere queste cose, vivere qualsiasi sfaccettatura della vita, che siano esperienze belle, brutte, comunque serve tutto. Ok, bello. Ok, ho capito che intendi, che avendola poi vissuta hai comunque in quel contesto una marcia in più, cioè che fai, che senti le emozioni in primis e fai poi emozionare di conseguenza. È esperienza. Mm-hmm. Ok, chiaro. Allora io ho un'altra domanda per Max, poi lascio la parola ai miei colleghi. La domanda che mi incuriosiva è sul sogno da bambino, no? Perché nel mio caso, il sogno, o comunque in molti casi, il sogno da bambino poi non c'entra niente con quello che vai a fare, anche perché poi il bambino non ha quella razionalità, no? Va distinto su quello che conosce in quel momento. Ecco, qual è, te lo ricordi il tuo sogno da bambino? Sì. Qual è? Io volevo fare il cameriere, perché mi attirava, sì, mi faceva impazzire come portavano tanti piatti sulle braccia. Quella cosa per me li faceva vedere come dei super uomini. Il cameriere, ma guarda, adesso che mi ci fai pensare, è veramente tanta stima, perché a volte vedi che portano tipo su un braccio 8 piatti da una parte, 8 piatti dall'altra, e tu dici, ma come fanno? Ma la cosa è che poi ti spiegano come si fa. Certo. E tu dici, vabbè, mo che me l'ha spiegato, che ci vuole, lo fai tu, se porti 4 piatti se ne rovesciano 6. Esatto. È incredibile sta cosa, io non lo so come facciano realmente. E aggiungo anche un'altra cosa, è un mestiere che devi essere veramente Gandhi, perché quando hai a che fare col pubblico, quante volte ti può venire voglia di girargli il piatto in testa? A me tantissime, quindi non so se magari il cameriere deve avere una pazienza salomonica per poter farlo tutto il giorno con gente assurda al ristorante. C'è la leggenda metropolitana che se non ti comporti bene però ti sputano nel piatto in cucina. Sempre, devi sempre andare in simpatia nei posti dove si mangia, sempre in simpatia e mai in antipatia. Però per un cameriere è difficile, perché tu pensa, c'è la giornata quella perfetta dove becchi tutti i clienti fantastici, stupendi, e poi c'è la giornata quella nera, cioè quella dove veramente becchi il cliente peggio, proprio lo stereotipo del cliente peggiore, ma moltiplicato per 200. Una sala. E quindi cioè, è impossibile mantenere anche la calma, no? La professionalità, la cordialità, cioè non è facile. No. Però è anche una cosa che spesso nel mondo dell'arte ha ispirato, no? Tanti testi, tante maschere in un certo senso, e questo è anche bello, l'estremo contatto col pubblico che poi si trova il suo sfogo, no? Nell'arte, quindi è molto bello. Sì, sì, adesso che mi hai parlato delle maschere dell'arte mi è venuto in mente il cameriere dei Fantozzi, te lo ricordi? Bellissimo, bellissimo. Vabbè, che poi il cameriere, quello che dici tu, nelle maschere, cioè comunque il servitore, cioè Arlecchino, Pulcinella sono dei servitori. Sì, sì, sì. Quindi sono le maschere, pensa, più importanti che abbiamo in Italia. Sono proprio due servitori, perché erano... È quello che rappresentava fondamentalmente il popolo, le persone più semplici, le persone più vere. Sì, concordo. Prego, Andrea. Allora, vado in ordine cronologico. Vabbè, Willow, se vuoi andare prima tu per cavalleria, no, vai. No. Ok, perfetto. Prego, vai. Magari poi si offende, insomma. No. Max, io volevo chiederti una cosa. Se tu dovessi scegliere
un unico oggetto che però sia anche in grado di rappresentarti. Quale sarebbe e perché? Un unico oggetto che sia in grado di rappresentarmi. Mamma mia, che domande. Andrea è cattivo, Andrea è molto cattivo. Ah, Erna è molto cattivo. Sei cattivissimo. Lo sai, io non ho mai pensato a questa cosa. Oddio, un oggetto che mi possa rappresentare. Guarda, vado su quello che è la mia passione più grande, i viaggi. Per me forse la valigia, allora. La valigia. Sì, la valigia, perché è una cosa che mi ha accompagnato sempre. Poi purtroppo, vedi, torniamo sempre al massimo professionale. Quando facevo teatro stavo sempre con Giron, con le valigie. Ed è una cosa che ho sempre avuto. E adesso a me piace viaggiare, quindi appena posso, infatti non ho altri vizi, non mi interessa nulla, però cerco sempre di organizzarmi il viaggetto, le cose, trovare... E devo dire, sì, guarda, la valigia è un bellissimo oggetto, anche perché poi la riempi di cose che sono quelle che ti servono, le cose importanti, perché è difficile che ti porti il superfluo in viaggio, no? Di solito ti porti l'essenziale, ecco. Ecco, io sono abbastanza essenziale, è difficile che... proprio sono una persona abbastanza essenziale, molto, vado al sodo, molto pratico, con i piedi per terra. Ah, bene. Bello. Sì, la valigia... Ma il valigione, quello da 500 kg oppure il bagaglio a mano? Perché... Quello da 23 kg. Quel viaggio, quello per fare l'intercontinentale, quello lì. Ok. No, il trolley, quello piccolo, non ce la faccio. Sì, dai. È vero, l'essenziale, ma insomma, il viaggio è lungo. C'è da dire che il trolley piccolo non c'è il rischio che te lo perdono, perché ultimamente lo sta a sentire più i bagagli, che tipo tu stai in Argentina, il tuo bagaglio sta in... Ma sì, poi arriva, in qualche modo arriva. Dai. Vabbè, ma che c'è in fretta? No, ma infatti, ma magari ti ritrovi, che ne so, in Giappone senza manco un paio di mutande, e dici esci e te le compri. Ma sì, c'è una macchinetta per tutto lì. Va bene. Willow, prego. Allora, volevo chiedere a Max, lui ha interpretato tantissimi personaggi con una certa verve, hanno sempre la risposta pronta, un po'... caustici a volte, quindi quando Chandler, dito corto, insomma. E è una caratteristica che avevi già e sei riuscito appunto a trasportare approfittando della trama, o anche loro hanno un po' influenzato? Non so, perché io sono di quelle che ti dicono una cosa e allora dopo 3 giorni magari al semaforo penso, oddio, avrei potuto rispondere questo. Invece sono proprio... le risposte immediate, quelle che servono, quindi... No, guarda, un pochino ce l'ho, io sono un po' così nella vita, cerco sempre di trovare il lato assurdo delle situazioni. Una cosa che delle volte mi è capitato, anche ho detto ai miei figli, guardate la realtà testa in giù, magari non vi fissate su una cosa, cercate di guardarla magari in un altro modo. Allora, che so, cioè, magari quello che ti dice, no, perché sai, ci ho avuto... che ti posso dire, mi è venuta addosso una macchina, capito, e quindi sono stato là, e che macchina era, capito, cioè, capito, la cosa inutile, la domanda cretina, un po' per dissacrare, per cercare un po' di non prenderci troppo sul serio, ecco, insomma, di scherzare. Poi lo vedi anch'io come sono fatto, no? Cioè, tendo sempre un po' a, come dite voi giovani, sciallo, capito? Anche meno. Anche prendiamoci un po' meno sul serio, dai. Fa sempre bene. Va bene. Assolutamente. Andrea, ti do l'opportunità per, insomma, redimerti a causa della domanda troppo difficile che hai fatto sugli oggetti. Ah, era bellissima, dai. Ah, ti è piaciuta? Mi ha fatto pensare, è stato visto, bravo. Visto. Va bene, no, adesso io... mi aspetto tipo, Max, qual è il tuo colore preferito? C'è una cosa molto soft, in modo tale che... No, io in realtà adesso credo che la risposta sia abbastanza scontata, però voglio fare questa domanda dove vado a citare un prodotto. Ora,
c'è una saga che è quella di Harry Potter, che inizia nel suo primo capitolo con un oggetto molto particolare, che è lo specchio delle brame. Praticamente chiunque è davanti a questo specchio vede riflesso se stesso con la cosa che vorrebbe di più al mondo. Quindi c'è chi si vede campione delle coppe, chi vede i genitori, chi vede insomma varie cose. Davanti a quello specchio, tu cosa vedresti? Cioè, quindi qual è la cosa che desideri di più al mondo, che quindi vedresti riflessa nello specchio? Vorrei vedere i miei figli felici. E questo purtroppo sono le debolezze di essere padre. Per cui i figli diventano la cosa più importante della tua vita. Beh. Immaginavo per questo sono andato. E quello che fai lo fai per loro. Perché comunque la loro felicità è la mia felicità. Poi d'altra parte, guarda, ecco, ti ribalto anche il concetto. È la più alta forma di egoismo. Perché loro sono la mia eternità. Cioè loro sono la mia immortalità. Quindi è un'altissima forma di egoismo questa, se ci pensi, no? Cioè io non muoio perché ci sono loro. E poi anche una forma di orgoglio, cioè se loro sono felici, sono realizzati, è perché il genitore ha dato la base perché loro appunto crescessero capaci, indipendenti e in grado di costruirsi la propria vita. E dalle facce che avete fatto ho capito che non avete figli. No, invece io ne ho due. Mauro sì, io ne ho due. Anche Willow, solo io no. Anche Willow ne ha uno. No, io, è invece bellissimo quello che hai detto, perché la felicità, il volere la felicità dei figli, innanzitutto non l'avevo mai vista come forma di egoismo, cioè mi ha dato un nuovo punto di vista su questa cosa. Beh, è come fare un figlio, scusa. Fare un figlio che cos'è? È la più grossa forma di egoismo, se ci pensi. No, ragazzi, è il tuo DNA, sta lì. Certo, sì, è la tua immortalità. Esatto, anche perché stai obbligando una persona a stare al mondo, quindi c'è una decisione che tu prendi sulla vita di qualcun altro, quindi anche un po' delirio di potenza. Però stai anche creando una vita, cioè non lo so, tu la vedi come costringi quella persona che magari non voleva vivere, cioè a stare al mondo, però in realtà gli stai dando la vita, cioè. Quindi... Però l'hai fatto per te. Sì, probabilmente sì. Io lo fai per te. Lo fai per te perché lo vuoi, perché ti senti pronto. Fai solo per te. Max, mi hai sconvolto con questa affermazione, non mi ero mai soffermato. Vedi, era una domanda di cui io mi aspettavo la risposta, e che ovviamente, dato la presentazione che ha fatto prima e l'importanza della famiglia che ha espresso anche nella presentazione, nella prima domanda, aspettavo i figli, ma non mi aspettavo questa spiegazione, insomma, no? Mi aspettavo la descrizione più classica di una risposta del genere, e invece è una chiave di lettura comunque molto particolare. Quindi, sì. Cioè, è bello perché emerge anche il fatto che sei una persona che comunque, o meglio, non so se lo fai, però da come rispondi sembra che osservi e ti interroghi, no? Anche sui vari punti di vista di quello che ti circonda. Sì. Quindi questa curiosità anche a livello di pensiero, anche a livello espressivo, ti fa ancora più una persona interessante. Fai bene a non stare sui social, alimenti questo interesse, questo mistero, cioè è una politica commerciale perfetta, sappilo, quindi... Non stare sui social, allora diciamolo, probabilmente perché per me i social sono come l'oceano, cioè è bellissimo, ma è anche molto pericoloso e bisogna saperlo affrontare. Probabilmente io non sono in grado di affrontarlo, per quello lo evito. Ma non è che, cioè, si può vivere benissimo, perché io ho sempre detto, si può vivere benissimo da soli, senza figli, si può vivere benissimo su un albero, sottoterra, non è un problema. L'importante è fare le cose che uno si sente a suo agio. Probabilmente io lì non mi sentirei a mio agio, perché come l'oceano è bello e ti porta dall'altra parte del mondo, però è anche un mare pericoloso che bisogna saperlo affrontare. E non sempre, e poi magari ditemi voi se sbaglio, spesso tanti non sanno affrontarlo. Certo. Sì. Si lasciano condizionare.
No, sono d'accordo. Per molti è deleterio, secondo me, esporsi sui social. Devi avere... è difficile perché lavorandoci vedi il bello, ma vedi anche il brutto. Cioè, il brutto è che sei esposto all'ennesima potenza a critiche anche idiote, molto spesso. Critiche che non hanno il senso di esistere. Come se, non so, io che... metto caso, non capisco niente del processo produttivo di un'automobile, mi mettessi a criticare chi lo fa, e pesantemente anche. E questo è un esempio molto soft, però potresti andare anche sul personale, su cose molto brutte. Quindi secondo me devi avere un grande senso di lasciare le chiacchiere al vento, cose che non tutti hanno. E, quindi sì. Il social è bello perché ti offre delle opportunità, ma è anche brutto perché amplifica quello che può accadere poi nella vita reale, con tutte le sue cose positive da un lato, ma molto negative dall'altro. Certo. E amplificandole non tutti poi riescono a tenere botta e a non farsi condizionare. Quindi sì. Devi essere una persona molto equilibrata, credo. Sì, molto... devi lasciar correre. Molto spesso per essere sui social, perché poi qualsiasi dipende anche poi da diversi gradi di seguito, no? Però poi se inizi a essere discretamente seguito aumentano le cose belle, ma aumentano anche le cose brutte, aumentano l'invidia, aumenta la cattiveria, aumenta critiche su qualsiasi cosa. Se dici A ti criticano perché dici A, se dici B ti criticano perché dici B, e magari il contrario di A, però te critica lo stesso, e magari le stesse persone. Quindi è un mondo molto particolare il social. Bisogna entrarci solo se hai un po' l'idea di offrire qualcosa, al di là di tutto, cioè di andare, e non stare lì a cercare di ricevere, perché se vai lì in cerca di approvazione sei finito. Non è quello, come dire, l'obiettivo che ti porta a vivere serenamente questa opportunità. E poi, diciamo, tutto un po' si ricollega a quello che diceva all'inizio Max, cioè bisognerebbe che tutti coloro che si approcciano al mondo dei social arrivassero con un background di conoscenza, cioè io parlo se conosco, giudico, anzi non giudico, ma do la mia opinione solo dopo essermi fatto un'idea. Proprio... Ma questo non è che è anche nella vita al bar è la stessa cosa. Sì. Esatto. Però questo che hai detto amplificato. Dovrebbe essere scolpita nel marmo. Sì. Però, via in piridura memoria. È appunto giustissimo il parallelismo con l'oceano, no? Che faceva Max, perché in realtà se si va un po' indietro nelle storie quelle degli importanti marinai, no? Degli importanti navigatori, l'oceano è sempre stato un desiderio, no? un desiderio e un traguardo. Per tanti marinai che ci si sono persi dentro, perché nel tentativo di dominare l'oceano, essere tra i primi a dominare l'oceano, ci sono rimasti dentro. Quindi è un parallelismo anche interessante da questo punto di vista, che poi i social fanno un po' questo, sono il desiderio proibito quasi ad oggi, ma non sapendoli gestire bene, si rischia di rimanerne sotto, di rimanerne sopraffatti, quindi... C'è una chiave molto, molto particolare dietro ai social, purtroppo per fortuna, poi questo non, onestamente non lo so, però ecco, il parallelismo che faceva Max lo trovo veramente molto molto azzeccato, perché ci si rimane sotto esattamente come agli albori i marinai rimanevano sotto all'oceano sostanzialmente. Quindi, questa è una piccola perla così per la chat. Piccola perla. Ma a me è piaciuto anche molto quando ha detto voglio la felicità dei miei figli, perché attenzione, questa cosa non è scontata, io mi ci ritrovo in primis, cioè io cerco sempre di, nei limiti del possibile, di seguire le inclinazioni del bambino, no? Del figlio che hai, perché poi ognuno ha le sue inclinazioni, i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza, e l'abbattergli l'entusiasmo secondo me non è mai positivo. Io parlo in primis perché ho dei genitori fantastici che amo, però una cosa che gli rimprovero è il non aver
mai appoggiato qualsiasi cosa che fosse una mia passione, perché loro sono vecchio stampo, per loro il lavoro, che te posso dire, il lavoro è la, posto fisso, banca, ha visto, lui è laureato, e che vuol dire lui è laureato? Cioè, io parlo da, ho due lauree, però chi se ne frega, lui è laureato, che vuol dire? Lui è laureato, allora è meglio degli altri? No, cioè, io trovo che il seguire l'inclinazione e la felicità dei propri figli non sempre venga fatto, ma non perché non si è bravi i genitori, perché si hanno delle credenze che poi portano a riversare sul bambino tutta una serie di crollo delle proprie certezze e dice: vabbè, se me lo dice il mio genitore, allora sarà così. Metto da parte quello che mi fa felice e seguo quello che mi dice lui. E questa cosa se la porta poi per tutta la vita dietro. Non so se sei d'accordo, Max, però io la vedo un Guarda, po' così. allora sono d'accordo, però cioè, vorrei che vediamo l'altro lato della medaglia. Anch'io ho criticato e critico i miei genitori per tante cose, però è anche vero che la stessa cosa che sto facendo io con i miei figli mi rendono criticabile. Ok. L'unico comune denominatore è il fatto che sia io che i miei genitori l'hanno fatto per il bene del figlio, anche sbagliando. Però loro, i miei genitori, erano convinti di questo, come io sono convinto di fare del bene, ma magari sbaglio, magari fra 10 anni mi dicono: papà, hai sbagliato, mi hai fatto fare questa cosa, non me l'hai fatta fare. Però io dalla mia ho la cosa che io in quel momento, quando l'ho fatta, ero convinto di fare del bene. Quindi accetto anche di dirti sì, ho sbagliato. Però l'ho fatto con un criterio. Io credo che anche nelle varie generazioni, io penso che per esempio i miei genitori sia stata una generazione difficile, perché comunque venivano da una generazione precedente che era pazzesca, patriarcale, cioè era. E vabbè, adesso vi cito delle cose veramente, ma stiamo prima del Giurassico, stiamo veramente ai trilobiti sotto l'oceano. Cioè, i miei nonni si sono sposati per procura. Cioè, la sensale conosceva mio nonno, conosceva mia nonna, li ha fatti incontrare, che sembra di stare veramente all'epoca dei comuni. Ma stiamo parlando di un'Italia degli anni 30, ragazzi. Cioè, stiamo parlando di 90 anni fa, che sull'arco temporale della storia del mondo è uno sputo. Cioè nulla. Certo. Quindi capisci che noi veniamo da quella generazione. I miei genitori, che invece mi hanno dato comunque una libertà sessuale, una libertà di poter fare tante cose, di uscire, di fare come, cioè, che era completamente diversa da quella che c'era prima. Quindi pensa che anche loro, che sforzo pazzesco che hanno fatto, e immagino che anche noi con i nostri figli, comunque io mi sono ritrovato dei figli che masticavano computer da 2 anni, dopo 2 anni di nascita, e noi venivamo dal telefono a gettoni. Cioè, capisci che per noi è stato rivoluzionario. Cioè, io avevo 5 anni quando l'uomo è sceso sulla Luna, e ancora me lo ricordo. Cioè, mi ricordo l'immagine televisiva che vedevamo, quella cosa lì, che invece adesso è normale, e fra 10 anni vanno su Marte. Capisci la differenza? Sì. Cioè, per loro sono normali delle cose che per noi invece sono importanti, e questo cambia l'ottica, no? Allora, legandomi a quello che dici tu, è vero che non è che non vogliono farti del bene, loro erano convinti di farti del bene facendoti fare quello, perché in quel momento per loro il posto fisso era, in quella società che loro conoscevano, una sicurezza. Poi sei tu che devi abbattere le barriere e far vedere loro che il mondo è cambiato. Lì, ecco, ci vuole un'apertura mentale. Cioè, quando i miei figli mi vengono a dire qualcosa, io faccio: fate bene, va benissimo. Cioè, non è un problema. L'importante è che tu sia convinto di quello che fai e vai fino in fondo. Non cincischia, non sta lì a perdere tempo. Fai, fai, qualsiasi cosa sia, fai. Quindi se la tua vita è fare questo, fare il, la
lavorare su internet, essere un personaggio di questo tipo, che a me personalmente non interessa, no? Cioè, perché la mia vita è stata proprio fatta di altro. Certo. Ma perché no? Ecco, forse la mia generazione sono quelli che ti dicono ok, fai. Magari la vostra, adesso scusate, vi parlo come il vecchio nonno saggio, però, capito, probabilmente la vostra dovrete poi affrontare un'altra cosa, magari ancora più difficile, che ancora non sapete dove state andando, perché poi ogni generazione non sa dove va e deve lasciare in eredità sto pianeta. Che io, se devo chiedere scusa, perché effettivamente ci ho provato, ma non ci sono riuscito a lasciarvi un bel mondo, insomma. Quindi provateci voi. Mm-hmm. Io la butto lì. In realtà non si fanno, non è giusto come è. Però, per chi ha visto un film, anche dalla chat, che si chiama Gli Stagisti, l'ho visto. Se voi avete sentito bene il discorso di adesso di Max, è un discorso che il suo personaggio, il personaggio a cui lui presta la voce, vabbè, l'attore è Owen Wilson nel caso, ma entrambi i protagonisti cercano di fare a tutto il gruppo, perché Gli Stagisti è questo film dove ci sono loro due che sono un po' più grandi rispetto a un altro gruppo invece di persone che stanno cercando di entrare all'interno del mondo di Google, che invece sono tutte giovani, però hanno ognuno i loro difetti, cioè i loro punti nascosti. E invece gli viene fatto proprio questo discorso qua del tipo del credere in un certo senso in quello che si fa nel massimo della libertà, ma indipendentemente da quello che poi è, diciamo, l'interesse, no, che hanno loro. Perché per esempio c'è una battuta ricorrente che è on the line, è un vecchio modo di dire online, no? Questi sono i scontri generazionali. Quindi se analizzate bene il discorso, se avete sentito bene il discorso che ha fatto Max e avete visto anche il film, ritrovate molto di quello che ha detto anche in quello che poi è il cinema. Quindi è bello vedere che in un certo senso sposi il punto di vista di un personaggio a cui hai dato la voce, di una pellicola secondo me bellissima, poi tra l'altro mi è piaciuto tantissimo Gli Stagisti, quindi figo. No, altra perla, così bello Gli Stagisti, però ricordiamo che Owen Wilson è lo stesso in Libera Uscita, come ricordano in chat, che faceva la correlazione tra tette e mosche e l'altra cosa non ricordo. Quindi insomma non è che stiamo citando un personaggio di una profondità. Owen Wilson ha fatto tante cose nella vita, però sì, ma anche negli Stagisti non è forse tutto di una profondità incredibile Owen Wilson, amore. Però era molto perspicace. Se mi permettete, prego, come no, posso esulare un po' da queste discorsi. Tu, Willow, puoi fare quello che ti pare, sia perché sei la nostra quota rosa, sia perché sei la nostra anziana, quindi fai tutto ciò che vuoi. È vero, grazie. No, ritorniamo alla tua passione per i viaggi. Qual è il viaggio che ti ha lasciato più qualcosa dentro? Il prossimo. C'è sempre da scoprire. Sempre, non si finisce mai. Ma invece sei un pianificatore seriale o vivi l'avventura? Pianificatore seriale. Cioè sui viaggi me li organizzo in anticipo, guardo già tutto quello che voglio andare a vedere, mi organizzo tutto, infatti riesco a fare magari in poco tempo tantissime cose. Che purtroppo, ecco, se vai un po' all'avventura, come ho fatto quando ero giovane, quando facevo il campeggio, capisci? Queste parole che oramai sono anche queste antiche, per cui vabbè, ero giovane, quindi andavi lì solo per divertirti, adesso ho altri interessi, cioè voglio vedere roba, voglio proprio andare a vedere cose, proprio bisogno di vedere cose, che siano opere d'arte, qualsiasi cosa, però... Ma qualora il programma, diciamo, dovesse avere delle deviazioni, se uno che riesce a riprendere tutto in mano, perché è già il piano B. Sì, senza problemi. Già mi è successo, e questo è dato dall'esperienza, già mi è successo tante volte di arrivare in aeroporto, quel volo cancellato, fantastico, adesso che ci inventiamo, per cui è lì
vai in un altro aeroporto, ti fai portare una macchina, una cosa, insomma, bene, riesci in qualche modo a metterci una pezza. Ok. In chat intanto chiedo Venia, non era Owen Wilson, ma era Jason Sudeikis, però mi ha fregato perché il film era con Owen Wilson anche lì. Guarda che te bacchettano subito. Mamma mia, poi fa un errore che subito là. No, non era, era Jason Sudeikis. Loro c'hanno il santino d'Antonio Genna. Esatto, scusate. Mi prostro. Va bene. Non mi toccate Antonio Genna. No, però la chat ha modo di consultare costantemente, no? Noi no, quindi andiamo anche noi, per noi del lavoro ogni tanto andiamo a consultare perché ci serve sapere qualche collega che ha doppiato quell'attore o l'altro, fondamentale. Ma incredibile, ha fatto un grande lavoro, assurdo. Quindi, ma sia quello anche di X-Vocal, cioè, sì. Anche quello utilissimo. Ok, siamo molto informati, cavolo, lo siete, complimenti, complimenti. Adesso ci tenevo a dirlo, così quando anche i posteri vedranno questa live io avrò chiesto scusa, non farò già lo e scemo. Non ti offenderanno sotto i commenti. Esatto, capito? E quindi è stata una cosa... cioè, uno quando sbaglia deve chiedere scusa, no, indignarsi con della cenere in testa. Esatto, cioè, esatto, è proprio questo. Quando sbagli tu devi non solo chiedere scusa, ma anche fare tutta una serie di rituali che... del vergogna, ti capito? Sì, perché poi c'è da dire questa cosa, cioè chi lo guarda in diretta ha una reazione, no, dalla chat, che è anche discretamente, cioè è pacata, ma no? Sì, sono stati carini, hanno detto no, non era okay. Questo chi lo guarda dopo su YouTube lo guarda che la live ormai è andata, quindi guardano un video sostanzialmente. Ecco, loro sono proprio incazzati neri, cioè nel senso loro stanno proprio lì, ti scrivono un commento da 10 righe no, perché qua questo, cioè ok, scusa, cioè, scusa, sbagliato, non l'ha doppiato lui in questo film, scusa. Beh, cioè, adesso per protesta dirò tutti i nomi sbagliati, voglio vedere... Sì. Certo, però mi viene un po' di tristezza, cioè uno che scrive 10 righe incazzato perché uno ha sbagliato con una cosa, cioè, mi dispiace. Per quello che ha scritto le 10 righe, mi dispiace. Sì. Che si fanno scudo del fatto di essere indifferita, quindi non sono faccia a faccia con te, non c'è un controbattere immediato, e quindi danno sfogo a tutta la loro frustrazione. Frustrazione, sì, perché poi in realtà stai a vedere una diretta che dura 2 ore, goditela. Cioè. Scusate, ma poi io posso dire una cosa pure su... Io, per come sono fatto, non scrivo mai, cioè, io mi immagino, ma cosa... Che avranno da fare... Cioè, se il loro meglio nella vita è andare a scrivere, che ne so, 15 righe di commento su una cosa... Io, sai quante volte magari vedo un post, no? Dico, ma adesso scrivo una cosa, ma anche carina. Poi dico, sai che c'è, non ma mi va, non c'è tema, chi se ne frega, no? E quindi lo lasci là. E invece c'è gente che ci si addanna. Però amiamo anche voi perché ci date le visualizzazioni, quindi continuate così commentate e ci spingete in alto. Cioè, da farlo, tanto insultate Mauro. Quindi. Esatto. Tanto io le spalle larghe posso sopportare tante cose, non vi preoccupate. Al massimo c'è Luciano, scarichiamo su lui. Carino, Dragonfly scrive, tranquillo, io con voi non sarò mai incazzato, sono solo molto puntiglioso. Il che ci sta e fai molto bene. Beh, puntiglioso ci piace, perché comunque ci dà le informazioni giuste. Esatto. Assolutamente. Esatto. In maniera garbata, tranquilla. Noi ignoranti che ignoriamo, ci dà le informazioni giuste. Certo. Giusto. E quindi va benissimo così. Allora, se siete d'accordo, io andrei a far leggere a Andrea la domanda dei social partner e poi andiamo con la chat, con il nostro bellissimo jingle. Prima fammi dire una cosa, però. Evidenziate le domande così come state facendo. Noi pescheremo a caso, non tutte le domande perché sono un po', ne prenderemo qualcuna e le andremo a leggere completamente in maniera casuale. Però usate i gigawatt per evidenziarle, sono i punti canale. Come li guadagnate? Più guardate le live, più avete gigawatt, più avete possibilità di evidenziare la domanda e più avete probabilità che venga letta. Quindi non con le scariche, i fulmini cadono. No, ci sono DeLorean, o viaggi nel tempo in questa cosa. Vabbè, peccato. Prego, Andrea. Allora, Max, Rob da Doppiatori ti chiede, potendo ricominciare la tua carriera da capo, cambieresti qualcosa o rifaresti tutto come hai già fatto? Ma
sai, col senno del poi è no, rifarei tutto, nel senso col senno del poi è facile dire quello è stato sbagliato, ma magari anche quella sbagliata è stata esperienza, quindi no, guarda, rifarei tutto, okay. Devo dire tutto. A noi piace tantissimo questa risposta, perché come diciamo sempre, quello che siamo oggi è l'insieme di tutto quello che abbiamo fatto giusto e sbagliato nel corso della vita, no? Soprattutto sbagliato, eh? Attenzione, soprattutto dagli sbagli si impara. Siamo e le carriere si fanno sui no. Bello, le carriere si fanno sui no. Sì, ci piace di più questa risposta proprio per il motivo che ha detto Andrea. Io, se sono felice nella mia vita, non cambierei mai nulla. Anche le cose molto brutte, anche le cose magari che in quel momento sembravano dei treni a massima velocità che ci sono andati addosso. Perché se in questo momento noi siamo felici e soddisfatti, anche merito di quello che ci è accaduto. Quindi, certo. Bello. Allora, noi andiamo avanti con il jingle che... Max, per me è bello, Andrea non gli piace, però dacci una tua opinione. Un jingle caruccio, insomma, che a te che viaggi potrebbe anche ricordare delle mete un po' esotiche, no? Hey, le domande della chat, le domande della chat, le domande della chat, le domande della chat. Carino, è simpatico, no? Ah, guarda, il silenzio mi sembra il commento migliore. Va bene, lo prego. Quindi sei team Andrea sotto questo aspetto. Oh, è l'unico che ha avuto il coraggio di dire che è team Andrea, vedi? Ma perché, cioè, è una persona di buon gusto e soprattutto buon senso, quindi... E quindi non critico, diciamo, dai. No. Infatti, vedi, nel silenzio la lascia correre, capito? Dice, ma passiamo alle domande. Così. Esatto, indifferenza. Senza criticare, anche perché poi... L'hai fatta tu? No. L'hai preparata tu? No, poi... L'hai subappaltata a qualcuno? No, non l'ho subappaltata, una persona è venuto, Davide, che lo salutiamo, è venuta e mi ha detto, io avrei piacere a fare questa cosa. Faccela, sì, noi la mettiamo, capito? E quindi è una cosa originale. E gli è piaciuta, noi siamo contenti per lui. Si è divertito a farla, quindi questo è l'importante. Ma guarda, che si è divertito, ci è arrivato tutto che si è divertito. E dopo questa posso dormire felice, l'hai subappaltata a qualcuno, adoro. Stupendo. Va bene, allora io vado a leggere. La prima domanda è di Mars Trux. Ammazza, è stato velocissimo Mars. E dice, GTO, che cosa meravigliosa, lui stesso amato. Come fai a essere? Vabbè. Tornerebbe per un reboot totale fedele al manga? Quindi ti piacerebbe tornare per un reboot di GTO? Allora, GTO credo... Allora, io ho doppiato un sacco di manga. Mm-hmm. Devo dire che GTO è quello dove mi sono divertito di più in assoluto. Io faccio parte di una generazione che il manga non l'ha mai capito. Cioè, proprio non sa di cosa sta parlando. Per cui avevo il direttore o, insomma, il cliente che mi spiegava, no, perché se c'è la goccetta di sudore significa questa cosa, se c'è quella cosa X vicino all'occhio... Cioè, io dico, ma per me è un mondo che non... proprio non esiste, e quindi ne ho doppiati veramente tanti, e su GTO lì mi sono proprio divertito, perché il personaggio era proprio bello, cioè, che ti posso dire, era cattivo, diceva delle cose fantastiche, poi in fondo era buono. Su GTO mi sono veramente divertito a farlo, è una di quelle cose che c'ho un bellissimo ricordo. Anche parlandone tecnicamente, non era neanche facile, perché parlava velocissimo, aveva dei cambi di tono, di emissione che erano molto veloci, quindi è stata anche una, per me, una grossa prova da doppiatore. Mm-hmm. per poterlo fare. Però, insomma, bello, che mai avete ricordato, divertito. GTO, veramente, Onizuka, un personaggio straordinario. Bello. Io poi ho bellissimi ricordi, perché me lo vedevo su MTV quando lo trasmettevano, all'epoca esisteva ancora MTV, e mi ricordo che mi aprì un mondo, cioè io non so se è stato così innovativo, ma per la mia esperienza non avevo mai visto nulla di simile,
proveniente dal lato giapponese. Quindi per me è stato boom, cioè in amore a prima vista con GTO. Anche perché qua arrivava poco in seconda serata, quando ti diceva bene nella seconda serata, e molto spesso tagliuzzato qui e lì, perché alcune scene comunque anche in seconda serata, essendo un cartone animato, non potevano essere trasmesse, quindi c'erano proprio i bui, cioè i vuoti di 30 secondi tra una parte animata e l'altra, e tu per 30 secondi sentivi solamente l'audio senza vedere niente. Mm-hmm. Quindi GTO è stato, penso, uno dei primi a uscire un po', essere toccato un po' meno da questo ragionamento un po' criminale, perché poi è come se tu prendi un quadro e fai a pezzettini, cioè gli levi dei pezzetti e dici vabbè, che succede? Mm-hmm. Succede che non è più un bel quadro. Allora io vado avanti. La censura, devo dire che da quando c'è la storia del mondo esiste, quindi sì, no, assolutamente è una cosa che c'è sempre stata. Però se tu compri, è questo che io non capisco, se tu compri un prodotto per trasmetterlo, visto che non è fatto in Italia, non so le Winx sono fatte in Italia, lo compri comunque sia per poterlo trasmettere, sai di che prodotto si tratta. E più o meno, secondo me, ti dovresti fare un'idea del palinsesto televisivo, quando mandarlo, la fascia di utenti, il target, insomma, a cui è riferito. Quindi poi mandarlo destinato ai bambini e doverlo tagliare perché ti rendi conto che non è più destinato ai bambini, forse hai comprato qualcosa che non conoscevi totalmente. Mi ripeti. Forse si sono trovati una cosa che era un po' al di là di quello con cui erano abituati a gestire i prodotti da gestire, comunque viene da un'altra cultura, con altre cose, e comunque andava vagliato su una televisione che ha da noi determinate regole che magari in un'altra nazione sono diverse, no? Quindi io posso capire che se noi vendiamo, ti dico, la Casa Vianello all'Arabia Saudita, la tagliano. Capisci quello che voglio dire? Certo, sì, certo. Però quello che l'ha comprato ha detto, beh, però comunque anche con i tagli magari funziona. È un modo anche quello per cominciare intanto ad aprire dei portoni, portare cultura. Cioè, magari questo Onizuka che è arrivato, anche perché prima ce n'erano stati altri, magari, ecco, come dici tu, tagli che erano stati fatti pensando di poter vendere il prodotto a un target diverso per il quale era stato pensato in Giappone. Certo. Non è mai facile passare da una cultura all'altra. Questo purtroppo lo vedo ogni volta che viaggio, devi comunque devi adattarti a quelle che sono le loro abitudini. Per rispetto, proprio perché vai comunque in un paese che non è il tuo, quindi devi rispettare determinate cose che a noi sembrano assurde, perché viviamo in Italia con altre regole, invece lì sono assolutamente regole che vanno seguite, perché è il loro modo di essere. Mm-hmm. Assolutamente. Sì. Felice, buonasera a tutti. Personaggio che hai odiato doppiare e personaggio che hai amato doppiare ma di cui si parla poco. Quindi ti chiede se c'è un personaggio magari che non ti è proprio piaciuto per qualsiasi motivo. O uno che ti è piaciuto ma magari ti aspettavi un riscontro maggiore. Allora, guarda, sul fatto del riscontro, no, è difficile che mi aspetto un riscontro maggiore, perché è qualcosa che fa parte del mestiere. Mm-hmm. Cioè, se un prodotto funziona, molte volte noi doppiamo dei film e non ci rendiamo conto effettivamente che cosa può essere il prodotto finito quando arriva al pubblico, perché qualsiasi tipo di prodotto varia in base alla posizione geografica e al momento in cui esce. Allora, un film, come, che ti posso dire, faccio un esempio, Matrix. Mm-hmm. Quando arrivò fu un'esplosione, cioè fu qualcosa che deflagrò nel cinema, e nessuno se lo aspettava, ma fu rivoluzionario, no? Cioè qualcosa che veramente ha aperto le menti proprio alle persone, un altro modo di intendere lo spettacolo, quello è stato, no?
cioè il modo come fare gli effetti speciali, cioè era tutto completamente diverso. E la mia sensazione è che non si aspettavano questo. Allora, molte volte noi facciamo delle cose, magari ci sembrano anche belle, poi quando le vai a vedere poi nell'insieme, magari vengono trasmesse e non le vede nessuno, mm-hmm. magari vengono scoperte 5 anni dopo. Certo. Capito? Allora, sono sincero, non mi è mai capitato di dire, beh, questa cosa mi aspettavo qualcosa di più. Evidentemente non funzionava. Sul fatto invece di cose che ho fatto, scusa, la seconda parte della domanda, su cose che mi sono rimaste impresse, no? No, cose che era un personaggio che proprio non ti è piaciuto andare a doppiare. Che non mi è piaciuto. No, guarda. Che ti ricordi? Non me lo ricordo e tutto quello che faccio comunque cerco di farlo al meglio, anche se sono marchette, comunque... Cioè comunque io vado in sala e c'è il professionista che va lì e cerca di dare comunque il meglio, di fare al meglio, anche se sono cose orrende, che ne ho fatte tante di cose orrende, film inguardabili, però poi cerchi di farlo comunque al meglio. Chiaro. Fanpage, buonasera ragazzi, buonasera Massimo, vorrei chiederti se puoi raccontarci della tua esperienza di doppiaggio in 2 single a nozze, ma soprattutto vorrei chiederti dove hai amato di più doppiare Owen Wilson. Allora, Owen Wilson, ma forse su Starsky Hutch, mm-hmm. intanto perché io sono cresciuto con Starsky Hutch, quelli veri. Sono cresciuto con loro perché in televisione vedevo quelli quando ero ragazzo e quindi devo dire che quando ho visto insomma rifatto da lui, ecco lì mi sono divertito a doppiarlo. Sono sincero, non è un attore di quelli che io amo particolarmente, cioè gli attori che io amo sono Edward Norton e Steve Carell, che sono poi due cose completamente diverse, no. Però magari adesso dico una bestialità, sono più bravi, sono più bravi, okay. È un'altra cosa, è proprio un altro pianeta. Owen Wilson è no, un bravissimo attore, però non, o sono io che non riesco a, cioè io lì lo faccio perché poi è il mio mestiere, però non è un attore che io dico ammazza che bello, me vado a vedere un film con Owen Wilson. Mm-hmm. Capito? Cioè, a me non mi verrebbe, mi è capitato di vederli perché l'avevo doppiati e poi sono andato anche a vederli, però non è un attore che mi attira, cosa che invece ecco altri attori mi attirano di più perché li trovo più interessanti, ecco. Sono più interessanti. Ma mi hai citato Edward Norton e Steve Carell, ti posso chiedere invece dove collocheresti Jason Sudeikis per curiosità personale? Al terzo posto. Ok. Comunque sul podio. Comunque sul podio. Sì, bravo, eh. Cavolo, io me lo prendo bravo. Porta a casa. E poi mi sto divertendo con la serie quella che sto doppiando adesso di Ted Lasso. Stupenda. Sì. È stupenda. Beh, vabbè, scritta, ma è proprio bella l'idea, è proprio girata bene. Devo dire che... Cioè, vabbè, ha poi lui è un fenomeno. Troppi riferimenti alla cultura americana, alcuni noi non li conosciamo proprio, cioè noi ci troviamo al doppiaggio e ho detto perché dice così, vai a cercare su internet, ah perché questo è così, però sono cose non proprio assolutamente che non sono nostre, quindi bisogna avere proprio anche una certa cultura televisiva americana per capire sì. tutte le battute e tutti i riferimenti che vengono fatti, però la serie nel complesso devo dire è molto molto bella insomma. Non so, ma è già uscita la seconda stagione? Cosa? Sì, è già uscita tutta la seconda stagione. La terza, sono alla terza. Sì, è conclusa, sì. Ah, conclusa, sì, ok. Conclusa. Si è uscita, no, perché da quando la doppiamo a quando esce, sì. abbiamo sempre il famoso silenzio che possiamo di niente. Sì, la terza è uscita già da un mesetto, mi sembra, giusto? Sì, perfetto. Ma la parte bella, secondo me, del tuo personaggio nello specifico, in realtà la serie in generale, poi... In questi giorni proprio ne stavamo parlando perché ci piacerebbe organizzare poi uno speciale dove omaggiamo insomma la serie, però a parte questo, i personaggi vivono,
le emozioni che stanno rappresentando in quei momenti. Cioè, l'evoluzione che ha Tart, per esempio, non è un'evoluzione banale ed esprime al 100% l'emozione che una persona avrebbe in quel momento. Così come Ted, per tutte le tre stagioni, vive un'altalena di infinite emozioni e le vive tutte però al 100%, per sequenze brevi, ma se sei una persona che ha vissuto o ha avuto quelle situazioni o quelle emozioni, capisci quanto nella sua recitazione, anche solo nello sguardo, negli occhi che ha, sta trasmettendo realmente quello che vivrebbe una persona in quel momento. Quindi è secondo me anche a livello proprio di girato molto intelligente. Non è facile. E poi era sul calcio, cioè era facile cadere, no? Nel cliché. Invece hanno sempre cercato di alternare bene dentro il campo, fuori dal campo, allenamento, partita. Non c'è mai tipo il calciatore, no? Il film. Hanno cercato anche loro di alternare bene tra quello che vedi in campo e quello che vedi fuori, se no risulta una serie sul calcio o il documentario su Totti, cioè rischiava queste due cose, e invece Ted Lasso riesce in questa cosa in maniera veramente molto molto intelligente, molto intelligente. Il calcio diventa una scusa. Sì, è un escamotage per raccontare delle dinamiche e delle storie molto belle. Di tutto, e delle tematiche anche in America, cioè una serie che comunque è in America, ma squadre inglesi, situazioni particolari nel calcio, con giocatori di diverse etnie che vivono anche altri, cioè hanno fatto un mix di tematiche potenzialmente pericolose per la serie, perché poi in questo periodo non si sa mai, dici A, uno dice A, hanno detto A, insurrezione, nessuno guarda la serie, quindi un po' rischioso anche da questo punto di vista. E loro hanno avuto il coraggio di raccontare tutte le storie a pieno, non escludendo niente. Ripeto, io la trovo scritta in maniera molto intelligente. Poi gli attori tanti non li conoscevo, quindi è stata una scoperta da quel punto di vista là. Però veramente tanta roba. Lui secondo me è un grande attore. Sì, a me piace un botto. A me piace un sacco. È molto bravo e come tutti gli attori bravi sono più facili da doppiare. Gli attori cani sono più difficili da doppiare, perché non ti danno nulla su cui aggrapparti. Quelli bravi sono più facili, basta andargli dietro. Bellissimo, no, ma comunque se la serie ha avuto tutto questo successo, un motivo c'è, cioè nel senso è raro vedere una serie che abbia praticamente quasi la totalità dei commenti positivi. Io non ho sentito una persona che una parlare sono male. Sono anche candidati serie. Ai Grammy, se non sbaglio. Ci sono un po' agli Emmy. Agli Emmy. Ci sono un po' di premi in ballo. Ah, 4? 4, 5? Quante nomination c'hanno? Ma non aveva già vinto qualche premio? Sì, con la seconda stagione. Mi sa di sì, vero? Sì. Adesso c'è la candidatura per la terza. Io sulla luna, io proprio. Sì, ora c'è per la terza. Per la terza stagione le candidature. Ah. Sì. No, devo dire, il prodotto a me è piaciuto e lui è bravo. Forte, sì. Ok, sì. È roba forte, e devo dire in quella serie, ecco, tutti gli attori, tutti i caratteri sono perfetti, sono precisi e non ce n'è uno che va sopra le righe, sono assolutamente tutti giusti, ecco. Mm-hmm. Allora, Mr. Lannister, buonasera al grandissimo Man, al team, al nostro graditissimo ospite, al quale vorrei chiedere se può parlarci del lavoro fatto sul personaggio dell'orso Yogi. No, senti che hanno tirato fuori. scavano Jenna loro. Oddio. E l'orso Yogi, dunque, come nasce? Nasce che un bel giorno vengono ritirati fuori tutti i vecchi cartoni animati dell'orso Yogi che dovevano essere ridoppiati. E quindi bisognava trovare... hanno fatto dei provini, bisognava trovare una voce che somigliasse alla vecchia voce dell'orso Yogi. E niente, insomma, come dicono i francesi, pure imitation, ho cercato di imitare il vecchio doppiatore e per cercare di rifarlo. Vabbè, è un bellissimo gioco l'orso Yogi, a parte perché insomma, fa parte della mia infanzia,
E quindi poi mi sono divertito, insomma, a doppiarlo. Vabbè, un bel gioco, dai, è divertente. Grande sì. L'orso Yogi. Il ciuffo del men. Ciao ciuffi, buonasera signor De Ambrosis. Senti come sono male, signor De Ambrosis. Signor De Avanza, quanto so vecchio. Vorrei chiederle, ah, anche del lei sta dando, vorrei chiederle, no, del voi. Del voi. Quindi vorrei chiedervi se può raccontarci della sua esperienza di doppiaggio nella fantastica serie di Friends, dove ha doppiato l'indimenticabile Chandler. Friends è un, praticamente è una gamba del mio corpo, perché sono, quanto è durata? 10 stagioni? Eh sì, più o meno. Nell'arco di 10 anni, forse di più, quanti saranno? Adesso lo vediamo. Sì. Guardate voi. Vediamo, che vediamo, voi. Quanti sono? Saranno 10 stagioni. Allora. Più una reunion fatta da 4 signori che neanche si riconoscono, quando è stato qualche mese fa. Sì, è vero, hanno fatto la reunion. Hanno fatto la reunion, sì. A breve. Sono 10 stagioni, sì. 10 stagioni. Ma nell'arco di 10 anni? In Italia dal 97 al 2005. 97-2005? Ah, quindi meno. Sì, un po' meno, sì. 8 anni. Però in America dal 94 al 2004. Okay. Beh, allora, io ci sono cresciuto. La cosa bella delle serie così lunghe, e soprattutto così di successo, anche perché erano divertentissimi, ragazzi, io mi ricordo che ridevamo in sala quando passavano Gli Anelli in inglese. Proprio ridevamo come dei pazzi, perché era proprio un... Era perfetto per l'epoca, era perfetto per quel periodo storico, e devo dire, loro erano tutti molto bravi, un po' più meno bravi la prima stagione, molto bravi verso le ultime, perché comunque hanno avuto un'evoluzione e devo dire erano diventati tutti molto bravi. E beh, è una parte di vita, intanto perché poi anche gli altri doppiatori sono tutti amici, a parte Vittorio che non c'è più. Gli altri sono tutti amici, perché comunque lavoravamo tutti nella stessa società di doppiaggio, sono persone che ci frequentiamo anche al di fuori, quindi è stata una cosa anche molto, molto bella e divertente da quel punto di vista. E insomma, ci siamo cresciuti insieme, è come farti un amico e viverci insieme per 10 anni, insomma, è divertente. E ogni volta che arrivava la stagione noi eravamo contenti, perché dicevamo... Vai, è arrivata un'altra stagione, e era divertente anche perché poi ci incontravamo, magari una aveva già fatto una puntata, ah Dan, sai che succede? Perché quello va là, ti prego, bravo, ti prego, fai così, capito? Cioè c'era anche proprio una partecipazione proprio nostra, emotiva, nel doppiaggio della serie, insomma. No, no, ed è stata una bellissima esperienza, ci sono proprio cresciuto. E poi niente, cioè, questa reunion ci voleva un antidepressivo per vederlo, che Matthew Perry sembrava uscito da una clinica di recupero, credo che forse non lo era. So, però denunciato, credo si sia fatto di tutto nella vita, abbia assaggiato qualsiasi cosa proprio. Per cui povero, mi dispiace per lui, veramente sembrava è uscito il giorno prima da una clinica dove si è avuto su un'operazione di 22 ore consecutive. In realtà è vero. Ma una curiosità, lì proprio durante la reunion o in quel periodo lì, insomma, è venuto fuori che Matthew Perry anche durante la lavorazione di Friends aveva avuto dei problemi con la dipendenza. Tu sei mai riuscito a percepire questa cosa nel campo? Sì, assolutamente sì, lo vedevi proprio fisicamente. Sì, era molto più magro. Cominciava delle stagioni che pesava 110 kg e poi la stagione dopo ne pesava 48. Mm-hmm. E quindi dici, che è successo? Ma anche vocalmente o no? No, ma poi lo vedi dall'occhio. Purtroppo tanti vizi, tante cose le leggi in faccia alle persone, lo vedi quando parlano. Lo senti proprio. E esatto, quindi anche la vedeva. Voce... Si vedeva. Però sono scelte e quindi vanno rispettate. Sì, sì, e poi lì appunto si va lì a coprire, andare comunque dietro in un modo o nell'altro, anzi dargli una spintina in su per dire dai, ti rivogliamo come vecchi tempi.
Sì, c'è sempre, io ho sempre questa cosa di dire, ma tutti questi che hanno avuto questa fortuna, no? I vari attori che hanno fatto Friends, che insomma hanno avuto, sono baciati dal Signore, e perché buttare via queste fortune con alcol, droghe? Ma perché? Invece di godervi la vita in tutte le sue sfaccettature. Vabbè, basta, sono vecchio, eh? No, è un sistema Dico che frasi viene. tipo nonno in cariola. È un sistema che anche in questi giorni sta. Vabbè, a parte lo sciopero, ma in questi giorni stanno criticando moltissimo il sistema di Hollywood, no? Dove un attore, anche se ha molto successo, cade in depressione molto rapidamente per un insieme di meccanismi all'interno proprio della struttura Hollywood. Però, purtroppo è una macchina che va avanti da Eh sì. veramente tantissimo tempo, e per quanto venga criticata a più riprese, perché non è il primo sciopero, così come la prima lamentela verso il sistema, purtroppo rimane in piedi così com'è. Quindi con la stessa struttura, la stessa pressione, lo stesso tutto. Perché Daniel Radcliffe, che cade in depressione durante le riprese di Harry Potter, anche se non interna al sistema Hollywood, equivale a un Tom Holland che oggi dice: ah, però anch'io sono caduto nel ciclo del bere, quindi ho avuto problemi con l'alcol. Quindi è un sistema che viene criticato a più riprese, con attori che dicono: preferiamo rimanerne fuori, lavorare un po' meno, però perché non ci piace questo modo di fare. Purtroppo credo che la fortuna e sfortuna del cast di Friends sia stato quello di essere veramente su un razzo, in un periodo poi totalmente roseo per quanto riguarda le serie TV, ma non erano serie TV, erano più sitcom. Quindi eri proprio nel periodo clou, dove eri una vera e propria star, una vera e propria celebrità. Dopo 10 anni, quando smetti di fare quello che comunque occupa tanto la tua vita, è difficile scollarsi il personaggio di Friends quando torni nel mondo del lavoro. Quindi non lo so, ci sono un Però, milione di ragionamenti. c'è chi ce la fa e chi no. Guarda, Jennifer Aniston ha fatto una carriera Certo. meravigliosa, si è scrollata di dosso il personaggio dei Friends perché è ricordata per quello, ma anche per tante altre belle interpretazioni. E come dice in chat, dicono in chat, ancora oggi è uno splendore. Assolutamente. Fortunatamente Quindi, non cadono tutti nel tranello, diciamo, Hollywood, è però. anche per questo che poi la macchina continua ad andare, cioè Sì. perché se tu guardi sono tanti, ma sono la minoranza. Chi Certo. cade, perché mi viene in Certo, mente anche il ma bambino quello di Mamma. dipende secondo me da una mancanza di equilibrio della persona. Cioè, Anch'io sono più devi d'accordo essere con una persona Max. molto equilibrata, perché se poi raggiungi il successo e non lo sai gestire, bisogna essere molto equilibrati, perché guarda quanti sono entrati in tunnel e non ne sono usciti. Ma che poi possono essere anche le medicine, cioè non è quello, è qualsiasi tipo di cosa che pensi che ti possa aiutare. Poi alla fine non è che ti aiuta molto. Ok, sì, no, sono infatti più d'accordo con Max, cioè proprio chi sa gestire tutto a livello di successo, pressione, chi non ci sta con la testa, ma quello in tutti i mondi. Guarda il calcio, c'è il professionista esemplare, c'è il, che ne so, il Gascogne della situazione. Adesso ho fatto un paragone datato, che probabilmente molti di voi manco Sì. sanno chi è Gascogne, però capita, cioè il successo è così. Certo, ma così come ci sono persone che cadono e poi si rialzano, Sì, vedi l'esempio Robert lampante Downey Robert Downey Jr. Jr. È un Esatto. esempio lampante, Guarda Adriano l'imperatore, mamma mia, no? ancora mi era fortissimo. Poi è arrivato a Roma, pippa assurda, Vabbè, vabbè. è arrivato a Roma che si era magnato Adriano. Lo so, che devi fare. Anche il povero Philip Seymour Hoffman, sì, ma sono tanti Sì, gli esempi, però tanti. sono anche tanti gli esempi al contrario, di chi te potrei citare per ogni Philip Seymour Hoffman, te potrei citare un Keanu Reeves. Che gli è successo di Assolutamente. tutto, eppure. O Tom Hanks, tu Com'è? pensa. Sì. Allora, io vado avanti, eh. C'è origa. Cerco di leggere, di differenziare, cioè chi ne ha fatte due o tre, non le leggo. Cerco di cambiare i nomi in modo tale che più di voi possano Accontenti un essere po' tutti, quanto felici. sei Mamma caro. mia, mamma mia. Quanto Quando sei dico umano. ecco, Sei dice. proprio mediatore. Vero, anche un po' paraculo, Max, diciamolo, diciamo.
Allora, Origami all'alba, mi sembra che non ti abbia letto nulla e quindi vado su te. Buonasera a tutti, vorrei chiedere a Massimo se può parlarci del doppiaggio su Arturo Roman nella Casa di Carta, personaggio che non mi era granché simpatico, però vorrei fargli i miei più sinceri complimenti per il lavoro che ha svolto. Allora, quel personaggio non deve essere simpatico. Intanto l'ho trovato molto bravo l'attore. L'ho anche fatto anche su altre piccole cosette. Adesso non, ovviamente non me le ricordo perché sono da buttare nel cassonetto dell'umido. Però la genialità di quel personaggio è che rappresentava tutte le debolezze umane. E per cui per noi è antipatico perché è uno specchio, ci fa vedere come siamo fatti. Lui ce le aveva tutte le debolezze umane, aveva proprio infatti io lo chiamavo l'uomo merda, proprio perché, però è vero, aveva tutti i L'uomo vizi merda. dell'uomo, capito? Quello del separaculo, falso, bugiardo, ce le aveva tutte. E purtroppo su qualcosa ci leggiamo su quel personaggio. E quindi lo capisco che non è simpatico, perché è odioso, è un personaggio che dà fastidio per come è fatto, perché è quello che vuole cercare di gestire gli altri, poi si nasconde, capito? Lancia il sasso, però poi dà la colpa, è la merda, è l'uomo merda, come lo vogliamo definire. Però Decisamente. devo dire, dal mio punto di vista, io mi ci sono divertito tantissimo. Ma tantissimo mi sono divertito. Mi ricordo che quando stavamo al doppiaggio, il direttore Lucio Saccone, che mi diceva: "Guarda, vai, non ti contenere perché questo è proprio rappresenta la schifezza umana. Cioè, tutte le cose più brutte dell'uomo ce le ha tutte. E quindi bisogna renderlo proprio antipatico." Da questo punto di vista, e quindi vuol dire che se ti stavo antipatico il personaggio, ci sono riuscito. Sono contento, un gran bel Hai complimento. reso bene. Devo dire che anche a me stava molto molto antipatico e quindi questo va a valorare il lavoro che ha fatto Max, perché è veramente odiosissimo, forse è il personaggio più odioso all'interno della Casa di Carta. Sì, dopo c'è stato Gandietto, però Arturito è sempre stato sul podio proprio lì con la coccarda da vincitore del più odioso di tutta la serie. Che poi ci ha provato Berlino a renderlo più simpatico con Arturito, però niente, proprio No, no, rimane no, no, sempre no. qua, in qualsiasi caso. Allora, Luca Cola 02, buonasera Mauro, buonasera Andre, buonasera Willo, buonasera Massimo. Ricordo ancora quando ti feci la domanda su Mysterio al Torino Comics, dove sia tu che Perla, che eravate lì per la Casa di Carta, mi avete risposto. Avrei tre domande da farti, vedi Luca che è furbo, dice. Hai tutte in una. Me ne legge una, gliene metto tre nella stessa domanda, così ne faccio tre. Bravo Luca, molto furbo. Allora, una su Beta in The Walking Dead, se ha avuto difficoltà a farlo. E l'altra, Una per volta. una per volta andiamo. Allora, su Beta in The Walking Dead. Allora, guarda, Beta, da quello che mi ricordo, ovviamente, perché parlate sempre con un vecchio uomo su una colonna lasciato lì per caso, e parlava tutto molto sottovoce, sì, me lo ricordo. Guarda, mi ricordo che era un personaggio che praticamente parlava sempre sul fiato, sempre sussurrando. E mi ricordo questa cosa di dover spingere molto, questa è una cosa molto tecnica, dover spingere molto col fiato perché in molte scene altrimenti rischiava di non proprio di sentirsi molto poco sul microfono, perché poi loro lavorano negli Stati Uniti con il microfono attaccato, noi invece comunque ce l'abbiamo a, diciamo, una quarantina di centimetri da noi, quindi c'è proprio un approccio diverso, sai, quando c'è il microfono qua sotto prende qualsiasi cosa, no? Del fiato, delle cose. E quindi mi ricordo che la difficoltà era più che altro quella, insomma, di dover recitare su un solo range, quello del fiato, del sussurrato. La seconda. La seconda è,
Che ricordi hai su Owen Wilson, però in un film specifico che è I due cavalieri a Londra? Che io non ho mai visto. È il primo film in cui ho doppiato Owen Wilson, ma non me lo ricordo. Vedi, neanche io me lo ricordo sto film. Però mi ricordo che è il primo film dove ho doppiato Owen Wilson. E quindi è un ricordo, quindi su Che ricordi hai è il ricordo. Mi ricordo questa cosa, che la prima volta che ho doppiato, diciamo che un po' è stato conoscerlo come attore, ecco, l'ho imparato a conoscere su quel film. Ok. E, ecco, una cosa importante, quando doppi molte volte lo stesso attore, che lo conosci, è più facile poi quando lo ridoppi, perché sai già dove va a parare, sai già le cose che farà, sai già come reagirà su certe battute e come le dirà, perché impari proprio a conoscerlo sul suo modo di prendere fiato, di fare gli sguardi, le pause, di usare la voce. E quindi quando doppi un attore, dopo un po' di tempo te lo cominci a sentire come qualcosa di tuo, no? È come se inserissi una scheda, cioè Owen Wilson, inserisco proprio la scheda Owen Wilson e già so cosa più o meno devo andare a fare. Però non ho altri ricordi, se non veramente che era la prima volta che lo doppiavo. Okay. Però non me lo ricordo proprio quel film. Sì, sì, ci arrivano... L'anno 1900... Aspetta, te lo dico subito. Secolo... Da Andrea Wikipedia, che adesso ci trovi anche l'anno del film. Ci dicono con Jackie 2003. Chan. 2003. 2003. 20 anni fa. Due cavalieri a Londra. Sì, sì. No, ah, 20 anni fa. 20 anni fa. Ammazza, non è poco. Ho pure più capelli. 2003. E l'ultima che ti chiede invece è su Mark Strong in Shazam, il dottor Sivan. Mark Strong in Shazam. Shazam e Shazam 2 è quello pelato, l'attore pelato che faceva tipo il film dei supereroi, no? Era un film. John Buco. Vedi. Dottor Sivan. Vabbè, non me lo ricordo. Ci sta. Non mi prendete per cretino, veramente, non me lo ricordo. Che scherzi, ma ci sta, oh, ma assolutamente, anzi. No, dovrei rivederlo, magari se vedo un'immagine me lo ricordo. Andrea, ci condividi al volo un'immagine di Mark Strong in Shazam? Aspetta. Adesso te la mostriamo, è giusto per... Mi sto accecando. Ha fatto Sherlock Holmes, dice Dragonfly, Moriarty in Sherlock Holmes. Ma Mark Strong ha fatto Moriarty in Sherlock Holmes? Sì. Ma l'ho fatto io. L'hai fatto anche te in Sherlock Holmes. Sì. Ah, ho capito allora qual è. Quello che ma bravo quell'attore, oh, bravissimo. Mica male, eh. Quello è un bellissimo attore. Bravo. Mark Strong. L'ho fatto su Sherlock Holmes. Sì, l'hai fatto su Sherlock Holmes e poi di recente l'hai fatto su Shazam. Prenderanno tutti per il culo. Questo è quando l'hai fatto su Shazam. Ok. Ah, questo c'ha la faccia da matto, è fantastico. Questo, questo c'ha la faccia da matto. Sì, 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 vabbè, la faccia da matto, dai, beh, forte, questo, ragazzi, questo se la magna la telecamera, eh? Ah. Questo dopo la telecamera, questo c'ha una forza di recitazione pazzesca. Adesso me lo ricordo. Questo quest'attore è proprio molto particolare, è un attore che non ha avuto poi, non ha fatto grandissime cose. Però è molto molto bravo, molto bravo. Vero. Io me lo ricordo solamente, cioè era lui che faceva in Kingsman, Country Road, vedi, io l'ho conosciuto là praticamente, Mark Strong, e mi aveva fatto subito un'ottima impressione. Comunque, io andrei avanti e... La domanda qual era? Era questa su Mark Strong. Ah, ok. Quindi c'era Walking Dead, abbiamo risposto, i due cavalieri a Londra, Will Wilson e Mark Strong. Quindi... E la terza non me la ricordavo, che figura di merda. Ma che, ma ci sta, ma figurati. Ma non sei neanche il primo degli ospiti, insomma. Ma assolutamente, cioè, avete... quindi va bene. Tanto anche bene. Kick-Ass, ma perché Mark Strong era in Kick-Ass? Stanno sci film, va bene. Oh, cioè. Ma è stata a confondere, è stata a fascino. No, non credo, no. Non credo in Kick-Ass. Io andrei avanti e ti fanno una domanda su un personaggio che mi ha fatto morire, di South Park. Ma era quello di Lanterna Verde? Sì, mi sa che era... c'era in Lanterna Verde Mark Strong. Sì. Sì. E allora l'ho fatto pure su Lanterna Verde. Sì, anche su Lanterna Verde. Sì, era lui. Era lui. È matto, è matto. È matto, c'ha delle missioni, ma c'ha delle missioni fuori dal mondo. Cioè proprio come tira fuori la voce. Sì, ho capito, sì. Ho capito.
Ok, e ti fanno quindi questa domanda su un personaggio di South Park che si, loro scrivono Terrence, ma chiamiamolo nella versione italiana Trombino, di Trombino, Trombino, di Trombino e Pompadour, che coppia, che coppia. Che figata quella cosa, dai. Ti, ti sei divertito? Ma da morire, ma da morire, da morire, perché poi oltretutto, che, da quello che mi ricordo, mi ricordo che nelle prime puntate le scuregge che facevano, le facevamo noi con la bocca. E noi stavamo allegio con le lacrime agli occhi, ma ci sentivamo male. Per loro che facevano, capito, che recitavano e poi facevano la scureggia, era da sentirsi male. No, mi fa divertire da morire. Poi con Simone faceva Pompadour, credo, vero? Pompadour, sì. Oh, che coppia. No, vabbè, ragazzi, da sentirsi male, ci siamo divertiti come matti proprio. Vabbè, perché erano proprio due iene, dicevano delle cattiverie pazzesche. È vero, è vero. E poi c'era, non so se vi ricordate, c'era la madre di Kyle che andava contro sempre, di Cartman, non mi ricordo, no, mi sembra di Kyle che andava sempre contro a Trombino e Pompadour, cioè perché loro erano il male per lei. Il male. Il male. E invece seguiti da tutti sti ragazzini che li idolatravano e dicevano il mondo. Cioè, ma lo doppiavate insieme, no? Dico, non c'era ancora la colonna separata, no, all'interno della stessa. Si doppiavano insieme le cose. Immagino debba essere stato molto... No, per quello dico, ci divertiamo come matti, perché adesso praticamente si doppia sempre da soli. Perché tanto comunque devi incidere in maniera separata, perché poi la tua pista va a sistemare, cioè ci sono anche delle cose tecniche. E poi anche perché è difficile riuscire a mettere due attori impegnati nello stesso turno, cioè glielo devi chiedere con mesi d'anticipo, insomma, non è facilissimo. Per cui si tende oramai a lavorare da soli all'EGO, è difficile che si lavora con più persone. Ogni tanto capita, soprattutto adesso che è passato un po' il Covid, abbiamo ricominciato su qualcosa a fare delle cose a due, e devo dire che si lavora molto meglio. Si lavora meglio perché ti intoni con la persona vicino, che non è sentirlo in cuffia o non avere nessuno in cuffia, capito? Certo. Cioè l'altra pista, se non è incisa, tu reciti per primo e devi immaginare come il tuo interlocutore risponde, e invece averlo, comunque provarla insieme, senti e ti immediatamente ti diventa una cosa recitata bene, capito? È come fare del teatro in quel momento, capito? Cioè non siamo tutti intonati, tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Chiaro. Andrea Crea 25, buonasera team e buonasera Max, volevo chiederti come hai vissuto l'esperienza di doppiaggio di Steve Carell nel film Benvenuti a Maureen, dove interpreta il fotografo Mark Hoogenkamp. Il film è molto bello e commovente, per me tu sei stato straordinario, pianto diverse volte vedendolo. Guarda, ho pianto anch'io quando va in tribunale perché non mi ricordo che era successo, che va in tribunale e parla di qualcuno che gli aveva detto qualcosa, adesso non me lo ricordo, ragazzi, aiutatemi, perché mi ricordo quella scena, fu una scena drammatica e molto 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 bella. Il film è molto bello. Guarda, ti torno a bomba su quello che mi hai chiesto. Forse lì, ecco, mi aspettavo che avesse più successo il film, e invece non ne ha avuto di successo, perché è un film troppo particolare, un personaggio molto particolare. Anche a livello tecnico. Lui sempre bravissimo. E sì, me lo ricordo, un film emozionante proprio. Vero. Emozionante. Luciano, ciao Massimo, puoi raccontarci la tua esperienza con la saga di The Librarians, che io personalmente non conosco, quindi... La saga? The Librarians, che cos'è? Librarians, sì. Ah, Librarians. Che cos'è Librarians? Allora. Adesso inizieranno a ironizzare sulla mia pronuncia. Il bibliotecario. Sì. È un Indiana Jones bibliotecario. Sì, è un Indiana Jones bibliotecario. Vabbè, è un bel gioco televisivo, eh. Era una cosa un po' sull'impronta, ecco, di Indiana Jones. Simpatico, divertente. Oltretutto, quell'attore io l'avevo già doppiato diverse volte, se non mi ricordo male, e
infatti per quello mi chiamarono sulla serie. E... però devo dire era piacevole, dai, era una bella serietta, non era niente di trascendentale, era un po' c'era un po' di fantascienza, un po' di cose particolari, di spade nella roccia, sì. C'era un po' combinazioni di combinazioni particolari, era un po' un'azione, no? Di roba storica, futuristica, sì. Però carina, girata bene. Sì. Bene, anzi, mi sa che ci avevano pure speso dei soldi per girare la serie. Sì, c'erano anche discreti effetti. Sì, sì, sì. Sì. Sugli effetti che non, sì, cioè, non erano eccezionali, però insomma si vedeva che c'è stato parecchio lavoro di post-produzione, insomma, su quella cosa. Sì, poi c'erano sempre le cose tipo che dovevi fare sta cosa prima che ne so, c'era uno dei punti, diciamo, era sulle piramidi, allora sì. Tutto doveva essere fatto prima che la luce rossa andasse nel centro di queste piramidi, era a mezzanotte, non sa perché, ma tutte le volte che c'è è mezzanotte, mezzanotte sì. E quindi sì, c'era sempre questa cosa tipo Indiana Jones, ma tipo anche qualunque film tipo spy story, che tanto ci stanno le bombe che devono esplodere dopo 3 secondi e una scena dura 3 minuti, quindi... Cioè, sì, vabbè, sì, dai, sì. Diciamo che era una trasposizione cinematografica televisiva di qualcosa di cinematografico. Sì, dai, sì, sì. Ci hanno provato. Che carino, no, tentativo carino. Ma anche andato bene. Tentativo dai, carino. Una bella serie, dai, piacevole. Tentativo carino è come non dico niente riguardo la sigla, il jingle di domani. No, sa. Dai. No. Ti è speso un po' di più. Questo è un calcio nel fegato, però. Di... e, mi fa ridere perché abbiamo ricordato quanto Steve Carell insomma possa essere emozionante e poi ricordano anche i capezzolini piccini picciò di Alan Baxter nel film di Una settimana d'addio, che era Una settimana d'addio, sì, dove sì. Insomma gli faceva quella cambiare la prima volta che ho doppiato Steve Carell, l'ho doppiato lì. Ah, mi ricordo quella scena del telegiornale, sì. Che io vidi la scena, il direttore era Marco Mete, e vidi la scena e dissi: ragazzi, io questa non la posso fare, la devo imparare a memoria, perché era talmente veloce che non facevo in tempo ad abbassare gli occhi per leggere le battute, per cui me la son fatta passare diverse volte, l'ho imparata a memoria e l'ho fatta. Era l'unico modo per riuscire a farla, non gli potevi star dietro. Che quindi poi... dovevo imparare tutte le cose che faceva a memoria e rifarle tutte di seguito. Non era possibile entrare dentro tra una cosa e l'altra, era velocissimo. Cavolo, che poi imparare a memoria, insomma, non erano cose neanche semplici da ricordare, perché io mi ricordo i capezzolini piccini piccia, cioè era una cosa... Sì. Ma i versi anche. Però ecco, vedi, da questo punto di vista il teatro aiuta. Che okay. Quando vai a teatro tu stai a memoria tutto lo spettacolo. Certo. Tra l'altro è particolare perché quel pezzo è stata una grossa prova d'intesa fra Jim Carrey e Steve Carell, perché hanno un po' rivoluzionato quello che doveva essere la scena. Cioè la scena non era stata pensata così. Mamma mia, Andrea, che pozzo di scienza che sei, fattelo dire, cioè proprio con ammirazione. Ci stai proprio umiliando. Che pozzo di scienza. E invece... cavolo, hai visto Max, come non si vergogna proprio di umiliarci, di far vedere che lui sa, capito? Beh, per dire, la follia di Jim Carrey che si sposa con Steve Carell, e due attori che poi hanno fatto anche pellicole molto più impegnate invece, molto più serie, e hanno rivoluzionato una scena rendendola iconica. Cioè, è uno dei punti che ti ricordi per forza se hai visto Una settimana d'addio. Per forza. Quello è lui che divide a minestra come fosse Mosè. Cioè, ma infatti anche in chat ancora se la ricordano, perché vedi, io ballo il cia-cia-cia come una muciaccia, a me mi gusta il cia-cia-cia, cioè, se la ricordano quella scena. Sì, sì. Spanchi, perché dovrei dire io la cosa dei capezzolini piccini picciò? Cioè, non capisco, fatemi capire anche a me. Comunque, andiamo adesso, dato che noi non vogliamo sequestrare Max, che è stato molto carino e disponibile a essere con noi questa sera, direi di fare le ultime due domande, le pesco a caso,
E poi, insomma, ci accingiamo alla chiusura, se sei d'accordo, Max. Benissimo, va bene. Perfetto. Allora, quale scelgo? Adesso ci sarà il toto scelta. Esatto, quale scelgo? Quali domande verranno scelte dal mezzo? Non lo so, io vado a caso. Le prime che vedo evidenziate... No, non è vero, già ne ho viste 5. qua io non so... Ma le commedie alla frat pack? Io sono ignorante. Che cosa è la commedia alla frat pack? Voi lo sapete? Perché se non lo sapete... Frat pack sono praticamente... Sì, dove c'è questo gruppo di amiconi che può essere appunto una fraternità americana o un... Ah, ok, sì, tipo sì. Libera uscita, queste cose qua. Che prima parlavamo più o di... meno. Ok, quindi ti chiedono, Massimo, Dragonfly... DG95, ma ti chiamo Dragonfly per comodità. Se secondo te, a proposito di libera uscita, pensi che quel tipo di commedie ormai sono morte, perché andavano molto negli anni, mi sembra 2000, oppure se secondo te riavranno un periodo revival e continueranno? Guarda, secondo me continueranno sotto altre forme, nel senso che lo spettacolo, nessuno ha inventato niente. L'hanno inventato tutto circa 3.000 anni fa. E 3.000 anni fa hanno fatto tutto. Cioè tutto quello che noi vediamo oggi è solo una rilettura di quello che è già avvenuto. È un'ambientazione diversa, ma i concetti di fondo, poi fondamentalmente, sono quelli che alcuni hanno codificato. Adesso ti faccio un esempio che Shakespeare ha codificato determinate cose, cioè lui ha fatto la gelosia, capito? L'indecisione, cioè lui ha preso un concetto e lo ha estremizzato facendone uno spettacolo. Però quello che c'è oggi, quello che viene fatto, è semplicemente un rileggere, reinterpretare e far sembrare nuovo qualcosa che è già avvenuto. Faccio degli esempi, scusami. Con un film che ho fatto io, Fight Club. Ok. È Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ragazzi, Bellissimo. È Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Cioè, non è che si sono inventati, facciamo Fight Club. No, quello è proprio Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Poi l'ha inventato in un certo periodo, con altre problematiche, con certe cose, ma quello hai fatto, capito? Cioè, che ti posso dire, I Guerrieri della Notte, non so, stiamo parlando di un film che è degli anni 80, credo, I Guerrieri della Notte, ve lo ricordate? Cioè, l'anno preciso. Sì, è un gruppo di ragazzi che c'è stata una riunione di bande di New York e deve attraversare New York e vengono incolpati dell'uccisione di un capo di un'altra banda e quindi devono attraversare tutti i vari quartieri affrontando la cosa. Adesso sedetevi, quella è l'anabasi, è una cosa scritta nel 3000 avanti Cristo, capisci? È l'anabasi di Senofonte, cioè non si sono inventati nulla. Allora anche quello che tu dici, questo genere qui riverrà fuori con altre forme, ma riverrà fuori perché nessuno si è inventato niente, capito? Nessuno. Cioè, il cinema è questo, è un raccontare noi stessi, e noi comunque siamo sempre gli stessi uomini con i nostri vizi, debolezze, ce li portiamo dietro da quando abbiamo deciso di coltivare il grano. Certo. Quelli siamo, non siamo cambiati. Possiamo avere altri mezzi di comunicazione, potete averci le cuffie, ma sempre alla fine usiamo che cosa? La parola, che è il mezzo di comunicazione più antico del mondo, che non è cambiato, sono cambiate le sillabe, ma cioè, usiamo lo stesso metodo di comunicazione che usavano gli antichi egizi, uguale, cambiano solo le parole, eppure siamo ancora qui. Quindi, alla fine... questo siamo e questo ci racconteremo anche nel futuro. Che detta così sembra una legge che non si può discutere, ma magari sto di una cazzata. No, ma... Vabbè, è pieno di riadattamenti, no? Citavi Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che in realtà torna in Shutter Island con, certo, DiCaprio.
Certo. E ritorna proprio il concetto vivere da, morire da eroe o vivere da mostro, no? Perché sei consapevole di quello che hai fatto, ma se muori tutti se lo dimenticano dopo un po' quello che hai fatto. Cioè è un concetto che torna, perché poi alla fine il bello dell'arte è questo, è che dà in un certo senso la struttura e poi però il contesto lo prendi anche da quello che è il vissuto. Quindi Shatter Island, cioè, Dr. Jekyll e Mr. Hyde si sposa in diversi anni, in diversi decenni, a sceneggiature completamente differenti tra di loro, che però hanno alla base lo stesso concetto. Così come appunto I Guerrieri della Notte, ma in realtà anche Ragazzi, sta, of New York, sta facendo i nomi solo per far sembrare che figo, cioè in realtà ha preso il concetto di Massimo e sta mettendo in mezzo tipo una decina di nomi per far vedere, vedi, io però sono figo perché sì. Sei nomi è esattamente quello che sto facendo. Però adesso se tu lei cioè, è certo, capito? Ti ho tolto il gioco adesso non basta. Però ti difendo io, sono tutti degli archetipi che nascono appunto dal teatro greco, ecco, dai. Portato ancora più, portiamo ancora più indietro, sì. esatto, guardate, però è vero, è così, è quello che dice Willow, cioè i concetti sono gli stessi, cioè non sono cambiati, è cambiata la forma di espressione, ma è quello il, cioè se noi parliamo del concetto della paura, tu puoi fare il film horror, puoi fare quello che vuoi, è Shining, capisci? La paura, cioè, capito? Sì. Quello è il concetto fondamentale. Stiamo parlando di qualcosa che noi abbiamo dentro, perché poi comunque noi la proviamo la paura. Cioè io sfido chiunque nella vita a non aver provato paura almeno una volta. Sì. Certo. Sì. Vedi, Andrea, Willow con tre parole ha preso l'approvazione di Massimo. Ha ragione Willow, ha detto, di te invece ha fatto una disanima lunga. E... Non mi avete sentito, ma anche sussurrato se non fonte prima. Mamma mia, che poi... Anzi, Anabasi e Katabasi, quindi... Tutte stavi dicendo Anabasi? Anabasi? Non lo sa neanche lei. In realtà dipende dalla... È come la pronuncia in latino quella... Io ho sempre detto Anabasi. Attenzione Willow che te sei andato a ficcare in un argomento che non so se... È un argomento un po' spinoso che... Sarebbe... Come sarebbe? Allora, vediamo. Il greco è Anabasis e Katabasis. Sì. Però ovviamente l'italianizzazione sposta l'accento, quindi in realtà si può dire in entrambi. Per me era facile, capito? Perché Shutter Island, esatto. Saints of New York era facile. Esatto. Sono andato su tutte parole che conoscevo. Cosa, Willow, però magari domani in libreria venderanno un libro di Senofonte in più. Magari sì, magari sì. Ma scusa, perché ovviamente in Italia, in italiano si sposta l'accento? Hai detto ovviamente, come se fosse una cosa che tutti sanno. Perché ovviamente? Perché avviene, penso, perché sulla maggior parte. È una questione di metrica, di lunghezza delle vocali, l'indoeuropeo, la quanto digamma. Sei maestrina, quanto sei maestrina. Lo schiavo, salve. Era meglio Gangs of New York che Shatter sì, Island, adesso sto rimpiangendo. Stai rimpiangendo. Sto rimpiangendo Andrea. Su. E non ti ho detto la chicca su Fight Club, quindi pensa quanto sono signore. Guarda, Max, gliele diamo un minuto per dirci la chicca su Fight Club, se no non ci dorme stanotte, Andrea. Dai, dimmi la chicca. Dici sta chicca. Allora, c'è una scena in cui Brad Pitt e Edward Norton stanno camminando per una stradina, per un vicolo di un quartiere, diciamo con luci molto spente, dove sono ubriachi e si fermano a fare pipì. Così. Quella scena in realtà è stata girata con gli attori realmente ubriachi. Cioè li hanno proprio fatti ubriacà, per bene, e poi gli hanno fatto girare la scena. L'hanno girata una cosa come 10 volte, 12 volte, che alcune volte sono anche caduti. Te credo, poracci, hanno imbottiti d'alcol vicini al coma etilico. Cioè. Questo, così. Per il realismo. Va bene, allora, ultima domanda, la prendo di Caporosso, che ti chiedeva, buonasera Massimo, volevo innanzitutto, perché farti i complimenti per il lavoro su American History X, cioè X è sbagliato? No, American History X. Ok, volevo chiederti, per quanto riguarda Edward Norton, se ti ritrovavi in questa mia considerazione, e cioè se ti ritieni più adatto a doppiarlo in film d'autore o comunque da grossa prova attoriale, e Massimiliano Manfredi magari più adatto a doppiarlo in film di cinema di genere, a parte naturalmente La 25esima Ora. No, guarda,
No, siamo due doppiatori e potremmo fare assolutamente tutte e due le cose in maniera intercambiabile. Non trovo che ci sia uno che è più adatto a una cosa e più adatto all'altra. Non... Cioè, stiamo parlando di Massimiliano Manfredi, cioè, non è che stiamo parlando di uno che ha fatto quattro cose, insomma. Diciamo che è uno un po' preparato, dai, su. Quindi anche a livello attoriale, cioè. Non credo che ci sia una differenza, c'è proprio molte volte una scelta di gusto da parte del direttore che ha deciso una voce piuttosto che un'altra, ma assolutamente, cioè, lo doppia benissimo Massimiliano come lo doppio bene io, insomma, assolutamente. Non leggo questa differenza, onestamente. Ok, e ha specificato Caporosso non era per denigrarlo, assolutamente era per attitudine di genere, secondo lui, però ci tenevo a puntualizzare questa sua. Ma sai, se sei un attore, non è che hai un genere, comunque, se sei bravo, riesci comunque a fare tutto, anche se non stai nella tua comfort zone, non so come dire. Cioè, comunque, il lavorare in una certa direzione che non è quella sulla quale sei abituato ad andare, è un grosso stimolo. Anche per un doppiatore, cioè comunque andare a cercare delle cose, a scavare delle voci, dei modi di tirare fuori la voce diversi da quelli che sono quelli tuoi abituali o quelli più facili, ecco, diciamo. E quindi è un grande stimolo, e anzi, magari ci metti anche più impegno rispetto a un altro che invece gli viene naturale, capito? Chiaro, chiaro. Allora, stop alle domande. Sembra ogni volta dico stop al Stop televoto. al Chi è che dice televoto, sì. stop al Stop al televoto? televoto. Stop al televoto. È stata Ho un video veramente. per voi. Mario, Esatto. entra con la busta. Entra No? Cabus. È stata veramente una bella live. Però prima di chiudere definitivamente e passare saluti, chiediamo a Massimo se vuole fare quello che chiediamo, insomma, ai nostri ospiti, la clip, la videoclip di saluti. Perché devi sapere, Max, che noi. In quel quarto d'ora dove le persone stanno connesse all'inizio, mano a mano entrano, mettiamo una sigla che è formata da clip di saluti dei nostri ospiti. Quindi ci è venuto Sì. in mente tipo la mela di Newton, no? Ascoltando Raditalia che senti, ciao, sono Laura Pausini, anche io ascolto Raditalia. Abbiamo Sì. detto perché non facciamo una cosa del genere con i nostri ospiti, quindi questa era solo un'idea, poi c'è chi è... Puoi dire e fare qualsiasi cosa se ti va, però non è un obbligo. Quindi dici tu se vuoi registrarla e farla, Sì, ma questo cosa devo dire? quello che vuoi. Cioè, in realtà il canovaccio base che noi diamo è: ciao, sono Max D'Ambrosi, se vorrei fare un saluto al canale Men Under the Hood. Però in realtà puoi dire: sono tre scemi impreparati, Andrea mi ha rotto le scatole perché non finiva più di parlare. Cioè, quello che vuoi in realtà. Un saluto a chi ci segue, a noi, al canale. Quindi Va se... bene. Ok, allora ti metto grande, guarda, Sì. Adesso inizierà a descrivere ti do la scena, tutto quello che sì fa, perché ti Max. do la scena, tolgo il nome per questioni di Sì. E mi dici tu quando cominci a incidere? Esatto, ti do il 3-2-1, intanto ci stanno seguendo anche in diretta, ti do il 3-2-1, mi Sì. azzitto, vai quando vuoi, Sì. come ti vedo in silenzio 2-3 secondi, poi rientro. Allora, ci siamo, 3, 2... Uno. Voi siete pazzi. Ciao. Raga, geniale! Geniale! Bellissima! Grazie, grazie Poi mille. connettono dietro, capisci? Non c'è niente, siamo a 43 gradi. È Ma non lo vero! sapranno mai, non lo sapranno mai. Chi non ha visto questa live e magari non sa che è stata fatta tipo fine luglio, ti vedrà così e dirà: cavolo, non ho Ma vedi visto come stava bene. come sta bene. Ogni tanto Fortunello. beveva da una brocca del gin col misurino, capito? Con il misurino. Cioè, in chat hanno scritto: incredibile. Hai raccolto in pochi secondi l'essenza del team Men Under the Hood. Quindi la nostra. Fantastico. Grazie ancora. Qua stanno partendo i ringraziamenti. C'è chi sta col 2% di carica al cellulare. Quindi stoico. Ma non Grazie, mollo. Max. Speriamo di rivederci in qualche speciale. Magari Ted Lasso.
Ragazzi, chi lo sa, noi... magari quando fa più fresco. Magari quando fa più fresco, perché no? Sì. Speriamo di rivederti presto su questi lì, dicono. Ragazzi, ovviamente noi siamo stati benissimo e stimiamo, abbiamo sempre stimato Max dal punto di vista professionale e da stasera assolutamente anche dal punto di vista personale, quindi se mai Max vorrà ritornare, per noi è sempre un grande piacere. Proveremo, dato che ce lo chiedete in tantissimi, già vi dico che noi proveremo a coinvolgerlo anche nello speciale Ted Lasso. Poi se lui ci bloccherà, insomma, perché dato che siamo pazzi, può essere che domani ci arriva in ordine del Lasso, ma devi prendere più doppiatori della serie. Sì, perché ah, ecco. No, Max, è vero, perché il Max non gli abbiamo spiegato una cosa. Noi facciamo di tanto in tanto, circa una volta al mese, degli speciali tematici. Prendiamo una serie cult iconica del momento e facciamo uno speciale a 360 gradi di un paio d'ore su quella specifica serie. Quindi invitiamo magari direttore del doppiaggio, più doppiatori delle che rappresentano le voci principali, l'esperto che ha lavorato agli effetti speciali, se una serie tratta da un fumetto, il fumettista, andiamo a parlarne a 360 gradi. Quindi se ti andrà e avrai piacere, noi saremmo molto contenti, insomma, di coinvolgerti. Volentieri. Di ricontattarti, quantomeno. Bene. Poi magari ci direi no, però... Però noi lo ti ricontattiamo. Tanto avete oramai avete il mio numero, quindi mi scrivete su WhatsApp, che è la cosa più social che ho, quella. Bene. Va benissimo, va benissimo. Quindi io l'ho detto qui in live, ragazzi, e quindi cercheremo di coinvolgerlo per lo speciale Ted Lasso, probabilmente a settembre, però vedremo. Io intanto vi vado a ringraziare tutti voi per averci seguito, sempre aver commentato, siete... sempre di più, e questa cosa ci fa piacere. Andiamo a ringraziare anche i mod, i miei streamer di questa sera, Andrea e Willo, ma soprattutto Max De Ambrosis. Certo. Grazie a voi. Per aver passato questa serata con noi. Grazie mille, Max. Grazie. Grazie a voi. Ci diamo la buonanotte, ci vediamo domani, sempre con un bellissimo Talks. Poi questa settimana piena ce l'abbiamo, giusto? Tranne giovedì. Cinque giorni. Sì. Esatto, tranne giovedì forse, ah, no, che c'è vero, un giorno vero, di riposo, perché dobbiamo organizzare una cosa di cui ancora non possiamo parlarvi. Quindi a domani, buonanotte, ciao! Ciao! Ciao.